Parte adesso il video di saluto della nostra rettrice, professoressa Antonella Polimeni, che ha avuto un impedimento e ci ha fatto la gentilezza di mandarci comunque i suoi saluti. Prego, Antonella Polimeni. Come dicevo, il tema dell'intelligenza artificiale e i versi risvolti del suo utilizzo sono diventati ravvicinamente tematiche di forte attualità. In poco tempo l'intelligenza artificiale sta evolvendo, il suo utilizzo si sta diffondendo e l'accesso a diverse piattaforme che ci esercitano diventa sempre più semplice e diretto. Oggi il focus del convegno è sul lavoro, uno degli ambiti in cui l'utilizzo di intelligenza artificiale, sebbene ancora relativa, ci sta ponendo già da nuove prospettive e nuove sfide, ma anche nuove modalità di affrontare. Quindi è ormai urgente intervenire in innovazione, ovvero inserire questa innovazione con le problematiche connesse, evitando che sia la tecnologia a trascinarci e ci costringa a dover intervenire quando potrebbe essere tardi. Quindi, accanto ai risvolti etici, le implicazioni normative e la trasparenza di molti processi che compongono l'operazione di erogazione dell'intelligenza artificiale, si pone con forza anche il tema delle lavoratrici e dei lavoratori che saranno affiancati e che dovranno misurarsi con un'insieme tecnologia. Abbiamo il dovere come comunità scientifica, come cittadini e cittadine, di non guardare con indifferenza quanto accade. Dobbiamo formare le nostre ragazze e le nostre ragazze all'utilizzo e alla gestione di queste nuove forme di innovazione e immaginare come sostenere con il prodotto delle nostre attività di ricerca il deciso di che poi potranno dare le risposte alle persone che saranno messe in margine dall'intelligenza artificiale. Per me erano quindi momenti di dibattito, di studio, di confronto tra studiosi ed esperti. Ho particolarmente apprezzato nel mezzo del programma della giornata la composizione di diversi momenti, non solo docenti ed esperti provenienti da scientifiche diverse, ma anche da atenei e istituti diversi, nonché le parti sociali, che sono vicini alla lavoratrice e ai lavoratori e con noi hanno il dovere di anticipare i fenomeni, saperli leggere e cercare le risposte concrete. Ringrazio tutto il comitato di organizzatori, un applauso per l'impegno comune, la professoressa Lucia Valente, che ha coordinato l'organizzazione del convegno, gli autori, i relatori, le relatrici, e saluto nuovamente tutti voi oggi presenti, sicuri che la giornata sarà ricca e con un'altra riflessione. Grazie alla nostra rettrice e adesso il saluto della nostra direttrice professoressa Emma Galli. Grazie. Prego. Grazie, che è anche la vostra direttrice, cari studenti. Grazie, no, fa piacere che vedo tanti studenti, anche studenti appunto del mio corso, e vedere così tanti rappresentanti del mondo, dell'università, come diceva la rettrice, tanti diverse università, insomma, diverse parti del nostro paese, diversi, diciamo, i rappresentanti delle istituzioni, i rappresentanti delle imprese, istituti di ricerca e appunto tanti giovani, che mi pare, la stessa lettrice abbia ricordato, sono anche destinatari di questi incontri, perché possono acquisire la capacità di acquistare tecnologie in maniera responsabile. Ora, mi piacerebbe iniziare con un ringraziamento alla collega Lucia Valente, perché devo dire che sempre, sistematicamente, organizza gli incontri di grande interesse dal punto di vista
degli utenti, ma anche la capacità di mettere intorno ad un tavolo e anche appunto di far partecipare ai dibattiti, come dicevo, figure che vengono da diverse provenienze, da diverse formazioni. E in questo caso, per il punto molto importante, come quello del genitore, della giornata, che si confronteranno accademici di diversa formazione, rappresentanti delle istituzioni e di ricerca e delle imprese. Ora, sull'intelligenza artificiale si sta lavorando molto, si sta riprendendo molto in questi tempi, un tema estremamente centrale nel dibattito, e lo è soprattutto perché chiama in causa diversi saperi. È praticamente una questione, una problematica che richiede, diciamo, l'interdisciplinarietà, che richiede infatti un dialogo aperto tra discipline. Quando penso all'intelligenza artificiale, io partirei nella mia concezione già da sulle riflessioni che riguardano la teoria della conoscenza. Penso alla mente come ordine strutturale, come ordine astratto che si forma attraverso anche l'adattamento all'interazione sociale e che affronta i problemi e le sfide della vita, e penso in una sorta di forse di contrapposizione, ma questo sarebbe bello confrontarsi con gli scienziati filosofi, alla intelligenza artificiale come costruzione del risultato dell'evoluzione e del progresso tecnologico. Oggi però la prospettiva di analisi è una prospettiva che riguarda il lavoro, e quindi è bene che ci soffermiamo soprattutto appunto sull'impatto che l'intelligenza artificiale ha sul lavoro, anche in questo caso però con una lente differenziata, perché il lavoro significa il fatto dell'intelligenza artificiale sul lavoro dal punto di vista economico, ma significa anche il fatto dal punto di vista organizzativo, quindi del benessere delle organizzazioni, significa anche il fatto sulle relazioni sindacali, significa anche il fatto sulle modalità di formazione del personale, sulle procedure di selezione, e mi pare. Giudicare dal ricco programma che la professoressa ha costruito, grazie ovviamente alla partecipazione di tutti i relatori che diciamo, ci accompagneranno nella giornata di oggi, ecco, tutti questi aspetti saranno oggetto di trattazione. Io non sono un giurista, quindi non conosco nel dettaglio anche lo stato di avanzamento della normativa europea di disciplina dell'intelligenza artificiale, della direttiva recente sul lavoro. Ma diciamo, quindi la prospettiva giuridica sarà, immagino, quella prevalente, ma sicuramente appunto quello che emergerà, diciamo, dal dibattito saranno sicuramente tutta una serie di questioni che hanno un forte impatto sia economico sia sociale. Ora, brevemente, perché il tema è affascinante, ovviamente non anticiperò le relazioni di tutti, però appunto volevo fare qualche riflessione anche sull'impatto dell'intelligenza artificiale sul mondo del lavoro. Ecco, mi sembra che ci sia questa duplice, no, duplice conseguenza: da un lato sui lavori più tradizionali o sulle mansioni manuali e più ripetitive, che potrebbero in qualche misura ridimensionarsi, e al tempo stesso, diciamo, invece sviluppare una serie di nuove professioni che abbiano un valore aggiunto elevato e che possano anche appunto avere o sviluppare al loro interno anche dei contenuti più creativi. D'altronde devo dire, questa è una rivoluzione, però un po' così nel tempo, ogni volta che c'è un salto tecnologico, per esempio le professioni che hanno un elevato contenuto di lavoro, no? Le cosiddette professioni ad alta intensità di lavoro, si trovano a dover affrontare, no? L'ingresso della tecnologia nella prestazione, e generalmente l'ingresso della tecnologia nei lavori con elevata intensità, nelle professioni con intensità di lavoro, beneficiano della tecnologia, ma lo fanno in maniera complementare. Penso alla medicina, già, diciamo, prima ancora dell'ingresso, diciamo, dell'intelligenza artificiale, e quindi anche della robotica, prima ancora, no? In questo tipo di prestazioni, nell'editoria, l'insegnamento. Quindi, diciamo, l'augurio è che ci sia sempre una sorta di complementarietà in cui la prestazione personale resta
il centro del servizio, resta il centro del lavoro, arricchito, integrato e anche potenziato da quanto appunto l'intelligenza artificiale può immettere nel lavoro stesso. Chiaramente, ecco, qui ci sarà, c'è un grosso punto interrogativo, bisognerebbe capire qual è la portata rispetto anche ad altri momenti di innovazione tecnologica e di quindi complementarietà rispetto alle prestazioni personali, e questo credo che sarà anche, diciamo, oggetto del dibattito di oggi, per cui vi lascio veramente con piacere e con soddisfazione a questa iniziativa e vi auguro a tutti, insomma, buon lavoro e buona partecipazione. Grazie. Grazie professoressa Galli, la nostra direttrice, e io ora prendo la presidenza di questo convegno che ci vedrà insieme tutto il giorno fino oggi pomeriggio intorno alle 4. È un convegno che è impegnativo. Intanto desidero ringraziare la nostra rettrice magnifica che ci ha mandato il video, la nostra direttrice professoressa Emma Galli, la direttrice del dipartimento. Ringrazio gli scienziati dell'Istituto Italiano di Tecnologia che sentirete parlare tra un poco, i relatori, i discussant, gli organizzatori di questo convegno, insomma, che è stato piuttosto faticoso, e ovviamente tutti i miei studenti che vedo qui oggi numerosi, e questo argomento l'abbiamo già affrontato a lezione con loro, una parte di loro, e quindi mi fa piacere avervi qui oggi. E quando abbiamo incominciato a progettare con gli organizzatori questo convegno, ci siamo interrogati di quale fosse l'impatto dell'intelligenza artificiale sul lavoro oggi, e l'oggi era ottobre dello scorso anno più o meno. A quel tempo avevamo delle norme di disciplina di questa materia che però erano davvero poche e insufficienti a gestire questo fenomeno che si è imposto alla nostra attenzione. Quali norme? Intanto avevamo un sistema fondamentale risalente al 2016, il regolamento 679, il GDPR, che tutela i dati personali, la privacy, ma che era insufficiente, totalmente insufficiente a proteggere la persona dalla gestione algoritmica del rapporto di lavoro e dall'uso di sistemi di intelligenza artificiale. Poi avevamo una norma introdotta nel 2022 dal decreto 104, che abbiamo pure studiato, che introduceva degli obblighi di informazione per lavoratori e sindacati sull'utilizzo dei sistemi di monitoraggio integralmente, questa parola è stata aggiunta dopo, automatizzati, che però questa norma ha un ambito di applicazione molto ristretto, perché si applica solo ai lavoratori subordinati, ai parasubordinati e a coloro che comunque lavorano almeno 12 ore in un mese. E infine avevamo la norma sul cosiddetto decreto sicurezza, il decreto 81 del 2008, che però non prevede una valutazione dei rischi specifici derivanti proprio dall'utilizzo dell'intelligenza artificiale. E poi ci siamo chiesti quale sarà l'impatto dell'intelligenza artificiale sul lavoro di domani. Ebbene, sugli scenari prevedibili a medio e lungo termine ci riferiranno gli scienziati dell'Istituto Italiano di Tecnologia, i dottori Del Bue e Natale Pucci, che ringrazio, vi faranno vedere loro come stanno lavorando, su che cosa stanno lavorando, come la robotica interverrà sulle nostre vite. Ma nel frattempo su di noi giuristi sono arrivate due norme importantissime a marzo del 2024. La prima, la proposta di direttiva, che è in fase di approvazione, sul miglioramento delle condizioni di lavoro mediante piattaforme digitali. Ebbene, gli aspetti più rilevanti di questa direttiva sono due. Il primo, facilitare la qualificazione dei lavoratori delle piattaforme come lavoratori subordinati. Di regola le piattaforme ingaggiano i lavoratori come lavoratori autonomi, ma c'è il problema dei finti lavoratori autonomi. Quindi la direttiva vuole tentare di affrontare il problema della cosiddetta misclassification, l'errata qualificazione, e lo fa con una presunzione di subordinazione su cui ci dirà la professoressa Razzolini.
altro aspetto della direttiva è regolare il cosiddetto algorithmic management, cioè la gestione algoritmica del rapporto di lavoro, prevedendo anche diritti di informazione e consultazione a favore dei lavoratori e dei loro rappresentanti sindacali prima però dell'introduzione dei sistemi di intelligenza artificiale o delle loro modifiche. Ora, un'altra norma che è intervenuta a marzo di questo anno è l'AI Act, il regolamento sull'intelligenza artificiale. Anche questa norma è una norma importantissima, è una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale. Ora, diversamente dalla proposta direttiva che dovrà essere recepita con delle leggi in ciascuno dei 27 Stati membri dell'Unione, Leopoldo, si può accomodare lì, dell'Unione, il regolamento ha questa caratteristica che entra direttamente negli Stati membri, non ha bisogno di un recepimento interno perché ha un'efficacia diretta orizzontale, quindi sarà immediatamente operativo. Ora, di questo regolamento mi piace ricordare una norma che sta nell'articolo 2 al comma 11. Perché è importante questa norma? Perché dice che il regolamento non osta, quindi non impedisce, a che gli Stati membri mantengano o introducano disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli ai lavoratori in termini di tutela dei loro diritti in relazione all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale da parte dei datori di lavoro o incoraggino o consentano l'applicazione di contratti collettivi più favorevoli ai lavoratori. Quindi è una norma di favor. Sia la legge nazionale sia i sindacati con i contratti possono aggiungere tutele. E qua c'è una grande sfida sia del legislatore sia delle parti sociali. Vedremo alla prova dei fatti se sapranno cogliere questa sfida. Ma quali garanzie queste due norme introducono per i lavoratori? Qui vado con l'accetta, vi dico soltanto alcune cose perché ho pochissimo tempo. Diciamo che le garanzie possono essere suddivise in individuali e collettive. Intanto c'è la consapevolezza, e questa è una cosa importante, che i sistemi di intelligenza artificiale usati nel nostro ambito, in ambito lavorativo, sono ad alto rischio. Ecco, questa è una cosa importante. Perché? Perché siccome sono ad alto rischio è come quando si porta la macchina non si guida senza la patente, e così nell'ambito del lavorativo non si usa l'intelligenza artificiale se non seguendo delle procedure che valgono sia per i fornitori, cioè coloro che vendono l'intelligenza artificiale e la pongono sul mercato, sia per i cosiddetti deployer, cioè quelli che la usano l'intelligenza artificiale. E quindi, altra cosa importante, c'è un'estensione del novero di questi sistemi. Che cosa sono i sistemi di intelligenza artificiale? Sentite, sono sistemi progettati per funzionare con livelli di autonomia variabili e che possono presentare la adattabilità dopo la diffusione, capaci di prendere decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali. Poi i nostri scienziati ci faranno vedere come si adattano e come prendono le decisioni questi sistemi. Ebbene, proprio per questa ragione si è esteso l'ambito degli usi vietati, cioè non si può usare l'intelligenza artificiale in certi segmenti lavoristici, per esempio riconoscimento facciale, riconoscimento delle emozioni, trattamento dei dati personali sui diritti fondamentali, valutazioni predittive utilizzando i dati biometrici anche nelle procedure di assunzione o selezione del personale. Di questo ci parlerà il professore Peruzzi. Ebbene, questi divieti sono estesi a tutte le piattaforme che utilizzano sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati che incidono in qualsiasi modo sulla prestazione di una persona che svolge un'attività lavorativa mediante piattaforme digitali.
Ora, per tornare al problema del rischio, che rischi porta tutto questo? Richiamo brevemente l'allegato 3 del regolamento, che considera ad alto rischio i sistemi utilizzati nell'istruzione e nella formazione professionale, ma anche per gestire i rapporti di lavoro. Ebbene, quando si usa l'intelligenza nell'istruzione e nella formazione, qua parlo ai miei studenti che sono cittadini in formazione, a che cosa serve l'intelligenza artificiale e perché è a alto rischio? Perché, per esempio, può essere utilizzata per valutare i candidati per l'accesso o l'ammissione in istituti di istruzione e formazione professionale, oppure valutare i risultati dell'apprendimento. Potreste non avere più un professore tra un poco che valuta quello che avete imparato, valutare il livello di istruzione cui una persona potrà accedere, rilevare i comportamenti vietati degli studenti durante le prove all'interno degli istituti di istruzione e formazione professionale. E cosa può fare l'intelligenza artificiale in ambito lavorativo ed è per questo considerata ad alto rischio dall'allegato 3? Può gestire l'occupazione, i lavoratori e l'accesso al lavoro autonomo. Come? Per esempio, ci possono essere sistemi che gestiscono pubblici annunci, filtrano le candidature, valutano i candidati, adottano decisioni sul rapporto di lavoro, per esempio come si accede ai turni di lavoro o alla formazione, oppure adottano decisioni sulla promozione professionale o ancora sulla cessazione del rapporto di lavoro, chi licenziare e chi no. Assegnano compiti in base al comportamento individuale, valutano il comportamento durante il rapporto di lavoro. Adesso due parole chiave prese in questi due mega provvedimenti. Due sono per me le parole chiave: trasparenza e valutazione di impatto. Perché la trasparenza? Perché bisogna sapere come vengono utilizzati in ambito lavorativo questi sistemi, che ci fate in ambito lavorativo con questi sistemi e soprattutto come funzionano. Ebbene, sul primo aspetto c'è un obbligo di informare le persone sull'utilizzo dei sistemi automatizzati destinati a fornire indicazioni sulle decisioni, in qualunque modo rilevanti nel rapporto di lavoro. Che tipo di decisioni prende l'AI nell'ambito del rapporto? Per esempio, conferimento di un incarico, gestione o cessazione del rapporto, assegnazioni di compiti o mansioni, retribuzione del lavoro svolto. Su questo ci parlerà nelle sue comunicazioni Dario Calderara, come l'intelligenza artificiale può decidere a chi assegnare i premi e a chi non dare i premi di risultato, nonché indicazioni incidenti sulla sorveglianza, sulla valutazione delle prestazioni, sull'adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori, compresa, pensate, la sospensione o la chiusura di un account. Su questo ci parlerà la professoressa Alessandra Sartori. E poi ancora la trasparenza sul funzionamento di questi sistemi e sulle loro caratteristiche. E la trasparenza è riconosciuta a favore di chi? A favore dei lavoratori, dei loro rappresentanti sindacali e anche delle autorità. E questa trasparenza vale anche per le persone che partecipano a una procedura di assunzione o di selezione prima ancora dell'avvio della procedura. Quanto alla valutazione di impatto, abbiamo detto altra parola chiave, qua rilevano due momenti: un obbligo di un'analisi dei rischi e una valutazione di impatto dell'intelligenza artificiale sulla protezione dei dati. L'intelligenza artificiale mangia dati e questi dati più delle volte glieli diamo noi. Ebbene, bisogna valutare l'impatto sulla protezione dei dati per prevenire il rischio di violazione dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche. E poi c'è un'altra valutazione di impatto che deve essere fatta ogni 2 anni. Su che cosa? Sul tipo di decisioni che sono state prese e come queste decisioni hanno impattato sulle condizioni di lavoro, sulla parità di trattamento dei lavoratori e sui diritti fondamentali. E questa valutazione di impatto qua deve essere fatta con il coinvolgimento dei rappresentanti sindacali dei lavoratori. Sto per andare a chiudere.
ma è importante capire, ragazzi, capire le decisioni prese dall'intelligenza artificiale. A questo riguardo, il regolamento all'articolo 4, pensate, introduce l'obbligo di un'adeguata alfabetizzazione per una migliore comprensione dei sistemi di AI. Noi non capiamo, oggi ce lo faranno vedere i nostri scienziati quanto è difficile capire. E qua ci dobbiamo fare due domande. La prima, come si evita che l'intelligenza artificiale aumenti le disuguaglianze di chi avrà accesso e chi rimarrà totalmente fuori da questo nuovo mondo che sta arrivando? E poi, come si evita la concentrazione di potere e di ricchezza a scapito del mondo del lavoro? Chi controlla tutto questo? E allora, per i lavoratori, parliamo di quello, noi siamo lavoristi, è stato introdotto il diritto al riesame umano sulle decisioni prese dal sistema di intelligenza artificiale, cioè voglio capire che perché hai deciso questa cosa su di me, riesaminiamola. L'obbligo di sorveglianza umana sulle decisioni prese o sostenute dal sistema, e la sorveglianza umana deve essere affidata a persone preparate e competenti. E poi c'è un diritto alla spiegazione. Il lavoratore deve essere messo a corrente del perché, e la spiegazione deve essere data da persone di contatto competenti, formate e autorevoli. E infine, su tutto aleggia il divieto di discriminazioni, che se violato porta alla cessazione dell'utilizzo del sistema e al risarcimento del danno, che io spero qui lo Stato membro, lo Stato italiano, metta pesanti sanzioni, di modo tale, perché questo si capiscono solo i soldi. Quando si va sull'apparato sanzionatorio, si arrivano fiori di milioni di sanzioni, magari questi sistemi evitano di discriminare. Penultima cosa, salute e sicurezza. Come impattano i sistemi di intelligenza artificiale su di noi, che ne saremo i destinatari? Intanto il regolamento introduce un principio di precauzione sul funzionamento dei sistemi di AI, ossia l'obbligo di adottare un sistema di gestione al fine di eliminare o ridurre, quando non è possibile eliminare, i rischi derivanti dal sistema da un punto di vista tecnico, su salute, sicurezza, diritti fondamentali, discriminazioni evitate. Cioè, noi sappiamo che i rischi ci saranno e che non potranno essere eliminati, quindi dobbiamo cercare di attenuare questi rischi. E poi, obbligo di valutare i rischi psicosociali ed ergonomici derivanti dall'uso dell'AI, obbligo di valutare i rischi derivanti dalle caratteristiche specifiche nell'ambiente di lavoro gestito con l'intelligenza artificiale, in particolare tenendo conto che il flusso del lavoro, noi l'abbiamo studiato anche a lezione, va al di là del luogo e del tempo di lavoro, dell'orario di lavoro. Ormai non c'è più il luogo e non c'è più il tempo, saremo probabilmente tutti lavoratori a distanza tra un po', noi saremo lavoratori cognitivi gestiti da un programma, da un sistema di intelligenza artificiale. Obbligo di introdurre adeguate misure di prevenzione e protezione dallo stress, da insicurezza. Ma io ce la farò a superare la prova? Mi valuterà positivamente questo sistema? E l'ansia derivante da indebite pressioni sui lavoratori delle piattaforme digitali o che mettano altrimenti a rischio la sicurezza e la salute fisica e mentale dei lavoratori. Su questo ci parlerà Tardiola. Ultima cosa e ho finito. Le tutele collettive, ruolo dei sindacati, li abbiamo già evocati all'inizio, ma sia il regolamento sia la proposta li citano, trovano uno spazio importante per loro. L'obbligo di informare i rappresentanti dei lavoratori prima dell'uso dei sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati sugli effetti sui lavoratori e sulla cui attività impattano questi sistemi. L'obbligo di consultare, non basta informare e dire guardate che io ora uso questo, no, ci dobbiamo parlare, dobbiamo consultare i sindacati prima dell'introduzione del sistema decisionale o di monitoraggio automatizzato. Informare e consultare i lavoratori e i loro rappresentanti sulle misure adottate al fine di adempiere agli obblighi gravanti sui datori di lavoro e sui committenti in materia di salute e sicurezza. Quali misure avete preso per proteggere la mia psiche, evitarmi lo stress da sottoposizione a intelligenza artificiale? Introdurre l'obbligo della valutazione di impatto, l'abbiamo già detto. E l'ultimo, questo è importante, interessa la professoressa Razzolini che ci ha scritto un libro, introdurre un'azione collettiva
collettiva di repressione delle lesioni di diritti derivanti dai sistemi automatizzati. Il sindacato ha la legittimazione attiva a reagire in giudizio per proteggere i lavoratori. È un po' come l'articolo 28 dello Statuto dei lavoratori, che autorizza il sindacato alla repressione della condotta sindacale. Questo è importante. Immaginatevi un singolo lavoratore contro una piattaforma o contro un'intelligenza. Quanto costa una consulenza tecnica? Chiamare uno scienziato per fare una consulenza tecnica in giudizio. Qui il sindacato è forte, ce la può fare e può proteggere i lavoratori. Su questo ci dirà Massagli e i suoi ospiti. Io ho finito, vi ringrazio, do via al convegno e porto qui sul palco i nostri amici Alessio Del Bue, Daniele Pucci, Lorenzo Natale. Buon convegno a tutti. Mettiamo così. Io metterei la reazione al centro. Perché è centrale nel ruolo di. Ale. No, questo non è proiettato. Ah no, non c'è la sedia. No. Io da questo momento in poi ho il compito di fare la cattiva, cioè di dire ai nostri relatori che devono rispettare i tempi, e quindi avete 45 minuti e io ora mi metto un cronometro, poi vabbè, ma no, però vi potete prendere qualche minuto di più. Grazie. Sì, certo. Grazie mille, grazie per l'invito. Sono Alessio Del Bue dall'Istituto Italiano di Tecnologia a Genova e ringrazio sicuramente Lucia Valente e professor Pietro Ichino per averci coinvolto in questa iniziativa, che per noi è stata molto interessante perché è la prima volta dove abbiamo avuto a che fare con giuristi del lavoro e di parlare di questa attività piuttosto che cambia ogni mese, ovviamente, con l'intelligenza artificiale. Quindi speriamo di aver detto cose che in questo momento sono ancora attuali, perché lo speriamo proprio, almeno speriamo di darvi qualche spunto. Io inizierò con una introduzione su l'intelligenza artificiale generativa, mentre i miei colleghi faranno un grande approfondimento sulla parte robotica. Quindi cercherò di darvi almeno un punto di vista sia generale, ma poi anche un po' in dettaglio su come l'intelligenza artificiale può impattare il mondo del lavoro. Vorrei partire immediatamente con qualche esempio di sistemi di intelligenza artificiale che al momento sono standard in molte applicazioni. Noi ovviamente lavoriamo nella parte computazionale e anche di robotica, quindi lavoriamo tanto con codici. Al momento Microsoft ha già degli strumenti che, grazie a modelli di linguaggio, possono aiutare chi programma, fondamentalmente aiutando a completare sia linee di codice o controllare che il codice sia corretto mentre questo viene scritto da un operatore. Oppure, come tutti noi abbiamo l'esperienza, ci sono sistemi di completamento del testo. Questo è un'esperienza comune quando scrivete sul cellulare, la vostra tastiera vi propone le prossime parole, ma in questo momento, grazie ai modelli del linguaggio generativi, possono anche proporre interi paragrafi se non capitoli e altre cose. Ovviamente chi studia utilizza anche questi elementi in questo periodo. Ovviamente un problema è quello di capire qual è il testo generato da una macchina e quello da un umano, come molti professori hanno, direi, anche qui presenti. E ovviamente c'è la possibilità, e inserendo un semplice PDF che reca un manuale o delle istruzioni, di creare degli agenti che possono rispondere a delle domande con un contesto rispetto a quel testo che viene dato al sistema automatico.
Questo è stato possibile grazie allo sviluppo di questi modelli appunto generativi, che riescono a digerire enormi quantità di testo e riescono a un prompt testuale, a un inserimento di un testo, rispondere a specifiche domande. Tutto questo anche non agisce solo sul testo, ma anche sulle immagini. Photoshop in questo momento è il software più comune per l'editing video, utilizzato da milioni di fotografi, utilizza strumenti di intelligenza artificiale per modificare l'immagine. Una cosa che faceva qualsiasi fotografo manualmente, in principio, eliminare oggetti in modo da pulire le scene e inserire lo sfondo che era dietro l'oggetto stesso. Questo è uno strumento che aiuta ovviamente i fotografi a ottimizzare la loro produzione, oppure aggiungere oggetti che non esistevano in principio, in modo da avere un inserimento di una macchina in uno scenario surreale, in modo tale che la fisicità o la fisica dell'immagine sia rispettata, oppure completare immagini avendo solo una piccola porzione della stessa. Io ogni settimana devo aggiornare queste slide perché succede sempre qualcosa di nuovo, qualcosa di piuttosto impressionante sono i nuovi modelli di generazione dell'immagine, che hanno raggiunto un dettaglio estremamente complesso, dove si possono generare scene indicando esattamente cosa generare al loro interno, in che posizione, con un livello di dettaglio abbastanza stupefacente. Ultimamente anche il video ha avuto questa piccola rivoluzione poche settimane fa, dove OpenAI ha creato un nuovo modello chiamato Sora, che è in grado di generare video abbastanza verosimiglianti. Questo video non è un video totalmente generato dall'intelligenza artificiale, è un video dove un artista ha utilizzato lo strumento dell'intelligenza artificiale per raccontare una storia di per sé, iperrealistica vedendola in questi video, ma completamente generata da un sistema di intelligenza artificiale, che non si è sostituito, di nuovo tengo a dirlo, abbastanza a chi ha creato il video, ma ha fondamentalmente aiutato la generazione di un nuovo contenuto creativo. Ne abbiamo già parlato precedentemente, Lucia l'ha menzionato, questa regolamentazione a fronte di questo, diciamo, cambiamento abbastanza stravolgente nella tecnologia non è qualcosa che è nato solo adesso. Già nel 2019 ci sono stati dei organi di regolamentazione che hanno creato linee guida per la trasparenza delle AI. L'OCSE e l'UNESCO di per sé hanno creato delle regolamentazioni al loro interno, sempre nel 2019-2021, e anche gli Stati Uniti d'America, ma ovviamente la parte principale, la parte di cui si parla di più è l'AI Act, che non devo fare nessuna introduzione perché è stato già introdotto precedentemente, che è il primo regolamento che cerca di dare un controllo su questi nuovi strumenti e algoritmi di intelligenza artificiale. Io, dopo questa introduzione in generale, volevo andare su un aspetto ancora più impattante sul mondo del lavoro e come questi strumenti, probabilmente, discutendo con i nostri collaboratori dalla parte giuslavoristica, potrebbero impattare ancora più in maniera importante il nostro lavoro. Come vi ho mostrato precedentemente, questi modelli vengono creati normalmente da aziende, ma anche da università, ma principalmente da aziende, e hanno per la loro creazione il bisogno di dati. Il modello viene generato su una fotografia dei dati, che è una fotografia che non è dinamica, che fondamentalmente è uno spaccato, per esempio ChatGPT o GPT di OpenAI non rispondeva a domande prima del 20, dopo il 2021 o 2022, perché i dati che sono stati usati per addestrare questo modello hanno una loro storicità e non possono essere automaticamente adattati. Quindi cosa fanno questi modelli principalmente? Si devono adattare a un mondo dinamico, e il mondo lavorativo è estremamente dinamico.
Quindi a fronte di questi modelli che ovviamente capiscono il linguaggio, deve esistere un metodo per il modello avere un feedback sul mondo reale. E quello che si sta sviluppando in molte aziende in questo periodo, ieri JP Morgan ha creato un modello per supportare l'attività lavorativa, specialmente in elementi del lavoro che sono molto ripetitivi, è quello di creare un modello che sempre capisce una domanda di lavoro. Per esempio, a me piace molto fare l'esempio dell'agenzia di viaggi, dove fondamentalmente l'operatore umano fa un'operazione ripetitiva: a fronte di una richiesta di un viaggio va su un sito a cliccare e cercare per esempio le offerte o la compagnia aerea che ha l'offerta migliore per andare in un determinato posto. Questa è un'operazione manuale dove un operatore scrive mette sul sito esattamente il posto di partenza, la data e così via. Questa informazione viene codificata e mandata come una stringa a diversi programmi delle diverse compagnie aeree che automaticamente rispondono. Quindi questa è un'operazione estremamente manuale che richiede un input particolare di una persona, ma questa può essere ovviamente automatizzata, nel senso che a fronte di una richiesta anche a parole mia, organizzami un viaggio in Giappone tra 2 settimane, il sistema può automaticamente capire la domanda e chiamare diversi software distribuiti nel mondo in modo tale da ricevere questa risposta, come noi facevamo utilizzando la tastiera in maniera precedente. Quindi si creano degli agenti che riescono non solo a chiamare dei software che si riferiscono sullo stato attuale del nostro mondo, quindi avere un feedback direttamente su quello che succede, ma anche a generare la risposta e capire se questa risposta ha un senso rispetto alla domanda che io ho richiesto. Quindi c'è una tendenza di creare degli assistenti di intelligenza artificiale che aiutano la persona a fare diversi compiti nell'ambito lavorativo. E questi assistenti ovviamente possono anche spacchettare questi diversi compiti in diverse chiamate a diversi software che riguardano il problema stesso. Possono per esempio controllare il tempo per capire se a 10 giorni è utile o no andare nel posto dove voglio fare la mia vacanza, possono direttamente comprare il biglietto tramite dei software che si chiamano API che possono fare questo compito, e anche identificare altri problemi di ordine pubblico se il posto non è tanto sicuro dove andare, per esempio. Quindi possono accedere e avere un accesso più dinamico rispetto a quello che riusciamo a fare in questo momento, dove abbiamo fondamentalmente un modo di interagire chiedendo delle domande al sistema e avendo delle risposte. Questo ovviamente ha tantissime applicazioni, ci sono tante applicazioni nel mondo finanziario dove io posso avere un pacchetto di investimenti e posso chiedere allo stesso sistema qual è la proiezione di questi investimenti. In teoria sarebbe ovviamente un compito molto utile come assistente, in modo tale da avere un'informazione di questo tipo il più possibile real time di quello che sta accadendo. E questo, molto esemplificamente, il linguaggio che utilizziamo noi viene codificato, trasformato in comandi che si interfacciano con dei software e con dei sistemi molto complessi per ricevere delle risposte. Questo livello di assistenza ovviamente ha un impatto molto elevato, perché ha un impatto ovviamente di ottimizzazione dei processi lavorativi delle persone in ambiti estremamente variegati. Ovviamente parliamo di lavori di ufficio, ma fondamentalmente lo stesso software che codifica un mio comando vocale potrebbe dare un comando a un robot che può agire effettivamente sul mondo fisico, sul mondo reale. Questi sistemi sono attualmente in sviluppo da moltissime aziende, ci sono dei sistemi che si riescono a interfacciare anche con più di 16.000 programmi sparsi per tutto il mondo, che sono servizi che sono accedibili online. Quindi questo crea veramente una possibilità di creare agenti in maniera molto variegata che possono supportare tutti i nostri compiti.
effettivamente, se controllate OpenAI, una delle strategie di creare proprio uno store, un mercato, come un mercato delle app, un mercato degli agenti che possono supportare le attività lavorative delle persone. Quindi il contesto attuale è che c'è un forte investimento di diverse aziende in questo ambito per l'ottimizzazione dei processi lavorativi, ovviamente molto nordamericano, centrato su servizi in questo lato, ma anche agenti AI che possono semplificare molto le procedure lavorative, specialmente quelle ripetitive. E in questo contesto noi abbiamo immaginato ovviamente un approccio lavorativo dove una persona all'inizio del suo lavoro, invece di interfacciarsi con un suo collega direttamente, possibilmente avrà una prima interfaccia con il suo assistente personalizzato che lo aiuta nelle sue mansioni. Io ho messo sulla destra il famoso clip di Microsoft, come si vedeva più di 20 anni fa, direi, oramai. Sì. Sì. In questo senso l'assistente virtuale è un ottimizzatore ovviamente delle procedure lavorative, ma in uno scenario più complesso si può anche immaginare che affiancato a un organigramma, diciamo, aziendale piuttosto standard con vari ruoli, ovviamente ci potrebbe essere un affiancamento parallelo di una serie di agenti che possono supportare sia individualmente le persone, ma anche orchestrare delle proposte di decisioni, ovviamente ho detto proposte di decisioni, anche perché questo tipo di affiancamento può essere abbastanza nettamente separato tra l'umano e l'artificiale. Ovviamente ci sono tante implicazioni che poi verranno discusse nei prossimi interventi, dato che ne abbiamo anche discusse nelle scorse settimane, nei scorsi mesi. Quindi questo affiancamento non è una cosa, noi abbiamo scritto 5-15 anni, ma una cosa su cui si sta lavorando, una cosa che volevo anche dirvi, una potenziale provocazione, ma questa è una provocazione, quindi non la prendete ovviamente come una cosa che deve succedere, ma una cosa di cui abbiamo discusso potenzialmente potrebbe essere che alcune persone o entità dell'azienda potrebbero essere, diciamo, come esperimento socio-lavorativo sostituite anche da un agente di per sé, e questo invece è un caso molto 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 borderline, molto pericoloso, che dovremo sicuramente discutere in maggior dettaglio. Ovviamente questa è una provocazione, perché secondo me, ma anche secondo noi, è probabile che qualcuno potrebbe pensare a creare degli elementi della sua società che abbiano veramente un contesto più artificiale che umano. Volevo concludere, e sono forse già un po' fuori coi tempi, mi dispiace, volevo solo concludere con qualche precauzione su questo, perché l'attività scientifica sta creando tanti risultati, questi risultati sono molto evidenti tutti i giorni anche dal punto di vista dei media, ma quando si arriva su una implementazione dell'intelligenza artificiale in contesti lavorativi, quello che si vede in ricerca ha dei tempi molto lunghi per essere implementato in azienda, ovviamente, perché si deve verificare la capacità di questi sistemi, la loro trasparenza e la capacità di non fallire di per sé. E anche quando si parla di intelligenza artificiale sostitutiva, questo è uno scenario abbastanza difficile, perché essendo un sistema computazionale, questo sistema sbaglia, non può presupporre la sostituzione dell'essere umano, perché l'esempio che ho fatto prima è un esempio che al momento non potrebbe funzionare assolutamente, perché non hanno le capacità in sistemi molto complessi e dinamici a rispondere a determinati problemi. Ovviamente l'altra cosa che sentiamo spesso sull'intelligenza, sulla coscienza dell'AI, questo ovviamente richiede non solo un team di ricercatori ingegneri, ma soprattutto di filosofi e eticisti, per capire
il significato di, veramente di questi termini anche in un aspetto computazionale. Le problematiche che, di cui abbiamo parlato insieme ai giuristi ovviamente sono dal punto di vista del laboratorio, ovviamente una specie di assuefazione possibile dall'intelligenza artificiale, dove il laboratore o qualsiasi tipo di lavoratore ha una fiducia ingiustificata sugli strumenti, ovviamente perché semplifica la loro vita e quindi diventano dei meri approvatori senza esprimere una capacità critica. La perdita di motivazione può essere anche questo un problema, perché in alcuni compiti in effetti questi strumenti hanno capacità superumane, ma questo è evidente, un algoritmo computazionale non è una persona. E il fatto che l'intelligenza artificiale può diventare un oracolo, quindi un sistema che ovviamente è percepito come infallibile, ma non lo è, e ovviamente questo può causare dei contrasti nelle dinamiche aziendali. Io con questo ho concluso, mi dispiace di aver superato un minuto o due, lascio la parola ai miei colleghi. No, l'ho provato prima, funziona. Ma mi connetto al link, no? Giusto? Cioè, abbiamo detto questo, se non sbaglio. Cioè, io faccio così, tac, 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 tac. Io ho paura di questo. Vabbè, non è un problema, senza audio non... Cioè l'audio di questo? Esatto. Quindi attivo il video. Ah, quindi mi connetto qui. Esatto. Con questo. Un attimo, mi sposto. L'intelligenza artificiale non è di quest'aula. Ci attrezzeremo per avere un'aula. Esatto. Si vede qualcosa? Ancora no, ancora no. Voilà. Quindi ora sta arrivando il video. Tac. E per favore vada sulla riunione Meet a controllare l'interfaccia audio selezionata. Dove? Hide. Poi guardiamo qui la freccetta, non MacBook, no? Qua ci sono dei posti. Buon punto. DMP Plus. Si vede il proiettore. Io vi do. Poi. E smutiamo. Smutiamo? Smutiamo. Adesso. Il proiettore però non si vede. Ha condiviso? No, di solito si doveva. Ha duplicato lo schermo. Condiviso le slide. Sì. Ah, condiviso le slide. Ignore. Che non ha collegato la HDMI. Quindi colleghiamo anche la HDMI. Si vede su. Si vede nell'aula multimediale. Mi piacerebbe avere una. E soprattutto parte. Quando. Eccolo! Risolto il problema. Siamo, evviva! Allora, io. Salve a tutti, mi chiamo Daniele Pucci. Mi sono accorto adesso che le mie slide erano in inglese, allora mi sono detto, guarda, provo a fare la mossa, uso Copilot di Microsoft, che è uno strumento di AI che praticamente ci ho provato adesso, io, guarda, puoi tradurre tutte le slide dall'inglese all'italiano, e lì in basso ho scritto che you translate all slides in Italian, we're working on a response for you. Ci metteva un po' looking things over, mi stavo preoccupando, almost there, dico, ah, forse ci siamo, che ero lì un po' preoccupato, pulling things together, poi a un certo punto si pianta, non ha funzionato, ok, quindi le slide rimarranno in italiano e in inglese, scusate, però questo è, alle volte l'AI non funziona. E allora, diciamo che questo ci tranquillizza, no? Per i prossimi
giorni. Grazie, grazie. Allora, diciamo che il collega del BUE ha parlato prima dell'intelligenza artificiale generativa e quindi di fatto degli algoritmi confinati in un calcolatore. Io parlerò di embodied AI, quindi cercare di capire come dotare di un corpo l'intelligenza artificiale e quindi fondamentalmente un passo verso la robotica. Prima di dirvi probabilmente noi cosa stiamo facendo e cosa verrà, mi premeva dirvi il perché lo stiamo facendo e perché noi crediamo che l'embodied AI sia davvero uno strumento che ci possa aiutare da qui ai prossimi 10 anni. Ci sono due dati che sono da attenzionare. Il primo è l'invecchiamento della popolazione. Se si guardano i dati in Europa, all'incirca entro il 2050 avremo 150 milioni di persone con oltre 65 anni, un incremento del 30-40%, poi questi dati vanno sempre aggiornati con le ultime disgrazie, e quindi avremo una popolazione lavoratrice più anziana e rischia di essere più malata. Infatti questo dato diventa ancora più preoccupante quando si collega con un altro dato, quello dell'impatto delle malattie muscoloscheletriche sulla popolazione lavoratrice. Gli amici e i colleghi di INAIL, con i quali abbiamo collaborazioni diciamo importanti, poi oggi ci sarà il dottor Tardiola, ci dicono che se si guardano i dati, il 70% delle denunce riportate sui luoghi di lavoro sono dovute al tessuto connettivo e all'impianto muscoloscheletrico. Quindi significa che fondamentalmente una delle cause principali affinché la nostra macchina lavoratrice si ferma è dovuta al fatto che i lavoratori prendono il mal di schiena. E questo e le malattie muscoloscheletriche, quando combinati con il trend dell'invecchiamento della popolazione, sono molto preoccupanti. Quindi noi abbiamo bisogno di un'intelligenza artificiale che non sia confinata, se vogliamo, in un calcolatore, ma che sia dotata di un corpo. E questa embodied AI, quindi robotica ed intelligenza artificiale, sarà fondamentale per fare dei task fisici e che ci aiuterà molto probabilmente a portare del valore quando la forza lavoro verrà probabilmente meno dovuta all'invecchiamento della popolazione e all'impatto delle malattie muscoloscheletriche. E quindi che cos'è? Siamo mutati sulla riunione. Ok, ora non siamo più mutati. Quindi che cos'è di fatto l'embodied AI? L'embodied AI è l'intelligenza artificiale generativa più un corpo robotico. E perché un corpo robotico umanoide? Beh, qui dovremmo avere bisogno di un'altra oretta, fondamentalmente perché da quando l'essere umano è diventato bipede all'incirca 6 milioni di anni fa, ha creato l'ambiente attorno a se stesso a misura d'uomo. E quindi ci sono le scale, ci sono le porte, gli accessi, è tutto a misura d'uomo. Quindi avere un elemento umanoide può essere utile. Potete immaginare quanto sarebbe in qualche modo non utile fare adesso gli umanoidi se l'essere umano fosse rimasto quadrupede. Se 6 milioni di anni fa in qualche modo noi non ci fossimo elevati, fare gli robot umanoidi sarebbe stato in qualche modo non utile, perché tutto l'ambiente, lo circostante, sarebbe stato a misura di quadrupedi. I robot umanoidi ha due elementi importanti, che sono i sensori attuatori. I sensori sono quelli che gli permettono di percepire l'ambiente circostante, gli attuatori sono quelli che emulano i muscoli dell'essere umano. E la cosa interessante è che l'intelligenza poi artificiale del robot umanoide o di un essere intelligente che deve fare qualcosa nell'ambiente circostante può essere grossolanamente divisa in due macrocategorie. La prima è l'intelligenza artificiale cognitiva, che cerca di emulare le capacità dell'essere umano, che sono quelle di articolare un discorso, riconoscere dei volti, pianificare un percorso, pianificare delle azioni, e poi l'intelligenza artificiale motoria, che è quella che nell'essere umano in qualche modo ci permette di muovere e di camminare. La cosa interessante è che spesso si parla di intelligenza artificiale senziente, però se si in qualche modo ricerca l'origine della coscienza, la si deve ricercare nell'intelligenza artificiale motoria, perché il sistema nervoso è nato per il moto, non è nato per il pensiero. Noi, i vertebrati e intervertebrati, sono stati dotati di, l'evoluzione ci ha dotato del sistema nervoso, che la prima funzione è quella di cominciare a farci muovere. Quindi l'origine, se vogliamo, della coscienza e quindi dell'intelligenza artificiale senziente probabilmente deve partire dal moto, di capire come far muovere i robot umanoidi.
E in generale, ecco che allora uno dice, bene, abbiamo un robot che probabilmente ci deve aiutare per i compiti fisici, quale potrebbe essere il suo ruolo da qui ai prossimi 10 anni rispetto alle sfide che abbiamo visto prima? Chiaramente, se noi dovessimo immaginare un luogo del futuro che deve essere a rischio minimo, prima la professoressa Valente ne parlava, rischio minimo per i lavoratori del futuro, molto probabilmente la mossa più efficace sarebbe quella di modificare l'ecosistema attorno all'uomo, quindi automatizzare l'ecosistema attorno all'essere umano in modo tale che i compiti più pericolosi questi poi non li faccia più. Chiaramente questo è costoso e prende tempo, quindi il problema in questo momento qui è transire da ecosistemi lavorativi poco strutturati ad alto rischio ad ecosistemi molto strutturati a basso rischio, e questa transizione per noi può avvenire attraverso l'inserimento di robot umanoidi che sono elementi adattativi, possono fare teoricamente molte cose e sono poco invasivi. A complementare i robot umanoidi abbiamo bisogno di vestiti intelligenti che in qualche modo ci permettono di capire la fatica degli esseri umani. Perché se l'obiettivo è quello di proteggere la popolazione lavoratrice, ecco che allora abbiamo bisogno di, se vogliamo, vestiti intelligenti, smartwatch del futuro o camici intelligenti che ci riescono a capire il nostro battito cardiaco, qual è la nostra fatica, se ci stiamo ammalando e magari in futuro prenotarci una visita allo specialista in anticipo o suggerircela. E questa, diciamo, è un po' la direzione che noi abbiamo preso con INAIL. Abbiamo un progetto di nome ErgoCab che ha l'obiettivo proprio quello di capire come robotica ed intelligenza artificiale possano aiutare per abbattere l'impatto delle malattie muscoloscheletriche sulla popolazione lavoratrice del futuro in 2 ecosistemi. Il primo, un ecosistema industriale, e quindi dove la movimentazione dei carichi continua e ripetitiva alza il cosiddetto rischio da sovraccarico biomeccanico, quindi il rischio di prenderci mal di schiena, e poi quando questo rischio è troppo elevato cercare un delegato del rischio, quindi un robot umanoide che può fare il compito a posto nostro. Qualche risultato che secondo me ci aiuta a capire: in aeroporti di Roma abbiamo sviluppato una tecnologia indossabile e un sistema di intelligenza artificiale che riesce a capire in tempo reale qual è il rischio biomeccanico durante un compito di sollevamento. Quindi questi sono dei test fatti in aeroporti di Roma, e qui vedete dei cerchietti che diventano verdi e rossi, e quelli sono gli stress articolari, ad esempio le forze fra 2 vertebre. C'è una forza molto importante che è la forza tra la vertebra L5 e S1, che è un indicatore di rischio molto importante, e abbiamo un'intelligenza artificiale che può capire quando questa forza è eccessiva. Analogamente, questi sistemi possono essere anche applicati quando i lavoratori diventano purtroppo pazienti. Abbiamo delle collaborazioni con AISM, quindi l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, e l'Ospedale Valduce e l'Ospedale San Martino per pazienti post ictus, dove stiamo cercando di capire come l'intelligenza artificiale e questi wearable possono aiutare nel capire se un percorso di riabilitazione sia efficace oppure no, perché purtroppo in questo momento i percorsi le valutazioni sono molto qualitative. Il paziente va lì, fa un percorso, il medico ti guarda e dice ok, cammini meglio, cammini peggio. Spesso c'è un carico cognitivo molto alto del paziente, perché il paziente vuole stare bene, quindi nei quei 5 minuti in quel compito lo fa nel massimo delle sue capacità, e quindi c'è un forte bias. E noi qui stiamo cercando di estrarre dei KPI, quindi degli indicatori precisi. Quindi la cosa interessante è che poi i sistemi di intelligenza artificiale possono non solo in qualche modo monitorare, ma anche fare della predizione. Questo è un esercizio che abbiamo fatto recentemente. Qui vedete un compito di sollevamento e ci sono 2 avatar, uno rosso e uno grigio. Quello rosso è avanti nel futuro. Quindi il sistema di intelligenza artificiale riesce a capire quale sarà il futuro movimento dell'essere umano. Al futuro movimento dell'essere umano associa un rischio da sovraccarico biomeccanico. Quindi quando il rischio futuro è maggiore di quello accettabile, ecco che la tuta vibra.
adesso e quindi ferma il lavoratore e teoricamente può chiamare un delegato del rischio, che nel nostro caso ha preso forma del robot umanoide ErgoCab. Noi abbiamo quindi sviluppato nel contesto di questo progetto un collaboratore del futuro, quindi un robot umanoide che è l'evoluzione di iCab, che è uno dei fiori all'occhiello, poi è stato uno dei fiori all'occhiello della tecnologia italiana. E ErgoCab è un robot alto 1,50 m ottimizzato per l'interazione uomo-robot e ad esempio le sue espressioni sono state ottimizzate affinché poi un lavoratore potesse accettare. C'è stato tutto uno studio fatto con Ipsos che ha coinvolto 1000 lavoratori veri per cercare di capire poi quale espressione facciale il robot dovesse avere. Le sue mani sono state ingegnerizzate per fare compiti di manipolazione e quindi il robot può essere un collaboratore del futuro. Tuttavia ci sono delle applicazioni nelle quali è bene che l'uomo non sia nello stesso luogo del robot. Potete immaginare ad esempio un luogo radioattivo, un luogo pericoloso, ed ecco che in questo tipo di applicazione è importante lavorare su applicazioni che permettano di disaccoppiare rischio e lavoratore. Questo è un video che mostra un esperimento che abbiamo fatto a Genova. Il lavoratore qui, in realtà non era un lavoratore, questo era un nostro scienziato, era a Genova, indossava le tecnologie indossabili che sono state sviluppate e il robot era alla Biennale di Venezia e nel padiglione Italia e lui ha potuto visitare da remoto il padiglione Italia. Questo perché è importante? È stato un esercizio che ci ha permesso di consentire di testare queste tecnologie dove l'essere umano entra in un corpo robotico. E chiaramente questo tipo di applicazioni possono essere utili in molteplici contesti. Il primo, il disaccoppiamento del rischio fra lavoratore e luogo. Il secondo, chiaramente in un futuro, persone che hanno forti disabilità, che non possono muoversi, potrebbero anche essere riabilitate dal punto di vista sociale e lavorare attraverso il proprio avatar robotico. E quindi, diciamo, avere delle se vogliamo una prostetica 2.0, quando perdiamo la nostra capacità motoria ma abbiamo la nostra capacità cognitiva, ecco il disaccoppiamento menzionato prima, avere il corpo robotico ci potrebbe permettere di continuare a fare un lavoro. La cosa interessante è che poi questo tipo di teleoperazione, quindi questo tipo di sistemi che permettono di operare un robot, poi permettono anche di acquisire dei dati. E questi dati poi possono permettere di addestrare dei modelli di intelligenza artificiale verso l'autonomia. Ed ecco che in questo momento stiamo lavorando molto su dei modelli che possono permettere l'utilizzo dei dati che vengono da un essere umano che controlla il robot per rendere il robot autonomo in compiti specifici. E quindi diciamo, se dovessimo cominciare a sintetizzare, no, come l'embodied AI, quindi la robotica e l'intelligenza artificiale, possa avere un impatto nel medio-corto termine, di certo abbiamo l'impatto delle AI sul monitoraggio dell'essere umano e anche la predizione di possibili infortuni, che sarà molto importante. Potete immaginare ad esempio una riforma sul sistema pensionistico e previdenziale. Potremmo rivoluzionare il concetto di lavoro usurante, perché se noi connettiamo questi dati biomeccanici con i dati infortunistici, con i dati se vogliamo sanitari, potremmo capire davvero la relazione fra causa e effetto e capire meglio relazioni tra quando un lavoro usurante. E poi chiaramente lato robot c'è tutta la questione che il robot da un lato ci permette anche di esistere molteplici volte contemporaneamente, perché può comportarsi come un avatar, quindi la moltiplicazione delle nostre capacità, l'amplificazione delle nostre capacità, e poi si apre tutto un problema di reskilling quando il robot comincia a fare dei compiti in modo autonomo, perché chiaramente quei compiti magari sono attualmente fatti da un essere umano magari a basso carico cognitivo, ed ecco che abbiamo bisogno che quegli esseri umani devono affrontare e intraprendere un percorso di reskilling. Una questione che tuttavia è importante menzionare, e mi avvio verso la fine, sì, è la questione della cosiddetta responsible AI.
Abbiamo bisogno di strumenti e metodi che ci permettano di sviluppare queste tecnologie in modo responsabile. Ma che cosa significa responsabile? Qui se ne parla molto di etica e intelligenza artificiale, etica e responsabile. Ecco, diciamo che probabilmente la definizione migliore è che esista un framework della gestione del rischio. Spesso gli scienziati fanno delle cose per aggiustare dei problemi e queste cose, quando usate male, creano altri problemi. Questo significa che noi abbiamo bisogno di risk assessment. E giusto per farvi un esempio di possibili pillars che definiscono nuovi concetti e nuove direzioni per la definizione del rischio, i requisiti di un sistema embodied AI, quindi robotica e intelligenza artificiale, devono essere almeno strutturati su tre categorie, non solo requisiti tecnici, ma requisiti sociotecnici e sociali. E quindi un impianto normativo potrebbe andare a fare l'enforcing, quindi andare a dire no, questi requisiti devono esserci da qui in poi. La standardizzazione è ancora molto giovane, qui vado molto, molto rapido, il collega del BUE l'ha menzionata. Noi abbiamo fatto un lavoro a riguardo, fatto nel quadro della Global Partnership on Artificial Intelligence, che è una commissione stabilita nel G7, che ha preselezionato prima 20 progetti, poi 5, e poi noi abbiamo vinto come miglior progetto che proponeva delle soluzioni per la gestione del rischio riguardo robotica e intelligenza artificiale. E quindi niente, concludo, magari citando Paul Valéry, che diceva che il guaio del nostro tempo è che il futuro non è più quello di una volta. Ecco, ci siamo in questo momento, in quanto viviamo in una dimensione nella quale lo sviluppo della tecnologia deve trainare lo sviluppo delle regolamentazioni, altrimenti non riusciremo ad avere davvero un beneficio di queste tecnologie nel medio corto tempo. Grazie a tutti. Ecco, intanto mentre si accomoda Lorenzo Natale, voglio salutare il mio presidente di corso, professore Italo Albino, che è arrivato, e saluto anche la mia Pier Mattei, che sta facendo nell'ambito del corso appunto di risorse umane, scienze del lavoro e innovazione, una tesi proprio sugli aeroporti di Roma e le tute ergonomiche. Quindi ho una mia sesista, e poi c'è Kevin Francavilla, eccolo lì, altro studente che sta facendo una tesi sull'intelligenza artificiale. Quindi questi sono temi veramente di grande attualità. Vi ringrazio, interessantissimi, e quindi do subito la parola a Lorenzo Natale. Ci siamo? Devo accendere il microfono? No, sì. Okay. Non lo so. Cosa controllo? Scusa, sulla linea di mente. No, vabbè. La periferica audio selezionata. Perché c'è sempre la bequità. Che c'è fare qua? No. Allora, sì, quella è giusta. Okay. Ok. Allora, se mettiamo. L'audio di questo passa per... Sì. Ok. Dovrebbe essere... Ok. La condivisione di schermo. Ma... Così anche? Ok, perfetto. Ok, grazie a tutti. Continuo un po' la mia presentazione su un po' dei contenuti che sono già stati introdotti dai miei colleghi, sperando di dare una visione complementare e magari dire anche qualcosa di più, magari anche in un modo differente. Allora, intanto volevo iniziare parlando del perché la robotica. Stiamo condividendo lo schermo sbagliato. Però lì? Ok, forse... Così? No. Vabbè, facciamo che lo facciamo. No, va bene, ma lascio, non si preoccupi. Sì, non lo uso. Perfetto. Così va bene. Okay, dicevo, perché la robotica, un po' in generale, prima Daniele parlava più di perché la robotica umanoide, la robotica in generale sappiamo tutti che è usata perché i robot sono instancabili, quindi c'è un tema di continuità, i robot possono lavorare per per molto tempo senza fermarsi. Prendo il tempo.
E questa è una delle cose che sappiamo tutti. Poi anche la nozione del fatto che i robot sono veloci e quindi possono muoversi con grande rapidità, eseguire delle lavorazioni in maniera più rapida rispetto all'umano. In certi casi possono essere più precisi. Una cosa che si sa un po' meno è che spesso possono non essere bravi come noi a fare delle cose, perché magari sono precisi a muoversi ma non possono non essere precisi nel fare un lavoro completo, ma sono ripetibili, e questa è una caratteristica che li rende interessanti, perché hanno delle performance che sono più affidabili, ripetibili nel tempo, rispetto per esempio a un operatore umano che magari può essere più bravo in certi casi ma poi non essere sempre mantenere in grado di mantenere lo stesso livello, la qualità di quello che fa. E poi, come diceva il mio collega Daniele Pucci, la possibilità di lavorare in ambienti pericolosi. Qui ho due esempi, faccio sempre. Uno riguarda per esempio la robotica industriale. Noi abbiamo visitato una acciaieria una volta dove vengono usati dei robot per lavorare in prossimità alla colata dell'acciaio. Sono ambienti che io non pensavo essere così ostili. Veramente per me lavorare in un ambiente così sembra veramente una tortura. Un altro esempio che faccio è il robot che viene utilizzato per preparare dei preparati per la chemioterapia, quindi che sono tossici. Questo l'ho visto nell'ospedale San Martino di Genova. È un robot che in autonomia esegue questi preparati, e ho parlato con le persone che prima facevano quelle cose e sono molto contenti del fatto che non le fanno più loro, perché questo richiedeva degli screening periodici per essere sicuri che le persone non si fossero intossicate nel maneggiare questi componenti dei preparati che dovevano fare. E infine una cosa a cui spesso non si pensa è il fatto che i robot possono avere anche dei sensori diversi da quelli umani, per esempio un sensore di temperatura, un sensore infrarosso oppure un sensore di distanza per misurare la distanza dagli oggetti, giusto per fare alcuni esempi. E come faccio? Your mic isn't working. Mi sembra un buon motivo per cui prima non lo dava neanche. Prima stavo dando, sì. Ecco, canceling, prima mi avevi detto. Così è meglio? No. Ora sì. Si è tolto il. No, non c'è più. Va bene. Meglio adesso? Non si sente comunque. Ritorniamo lì per favore. Infatti c'è qualcosa che non va. Perché? Sai che dice try reloading the page to fix the problem? Non ho mai visto questo messaggio di errore. Riproviamo questo qua. Toccato lo schermo. Provate adesso. Prova. Non c'è feedback. Allora, ristacchiamo la schermata. Sì, problema. Riapriamo per favore l'impostazione audio. Adesso sta andando perché va in film. Ok, adesso aspettiamo che ricompare la periferica qua nel menu. Apriamo il menu, ok. Adesso mi sa di sì, credo di sì. Ok, se l'ha preso. Ok, prego. Ok, quindi per il mio intervento tende a focalizzarsi sulla robotica di servizio. Volevo dare un'indicazione più o meno di cosa si tratta quando si parla di robotica di servizio. Diciamo che possiamo dividere i robot in due grandi famiglie, i robot industriali e i robot di servizio. I robot di servizio sono poi suddivisi in personal robots o professional robots, e le applicazioni sono quelle che conosciamo tutti, le applicazioni domestiche, per esempio il vacuum cleaner, entertainment, quindi i robot ad esempio all'interno di un museo, poi farò vedere un esempio sul quale stiamo lavorando, applicazioni nell'ambito educational,
e poi ci sono i robot per uso professionale, possono essere anche questi divisi in robot non sociali o robot sociali, a seconda delle loro funzionalità di interazione, la loro capacità di interazione con l'umano. Quindi abbiamo robot che possono essere usati nell'ambito della salute, in un ospedale, in una casa di riposo, oppure in ambienti di grandi magazzini, oppure manufatturieri, sempre al supporto delle persone. Quindi qualche esempio, sempre ambiente salute, il chirurgo, il robot che assiste il chirurgo nell'eseguire degli interventi, robot per la riabilitazione, robot per la telepresenza, abbiamo visto esempi molto avanzati di telepresenza da parte del mio collega Daniele, il trasporto di medicine all'interno degli ospedali, la sanificazione, questo è un tema che è diventato molto caldo durante il Covid, e poi i cosiddetti robot companion, che sono robot che sono più versatili e possono essere utilizzati in un ospedale, per esempio nella reception, oppure per portare dei magari medicinali, dare un supporto alle persone, oppure in una casa per dare supporto a persone con problemi di mobilità, e poi vedremo qualche altra applicazione più avanti. Volevo dare un'idea del livello di autonomia che possono avere questi robot, per dare un'idea, perché secondo me questo è importante, perché più i robot diventano autonomi e meno c'è la componente umana, e quindi anche la responsabilità di quello che fa il robot si trasferisce dall'umano che controlla il robot alla parte di intelligenza artificiale. Il livello più base di teleoperazione puntuale, quindi un robot controllato con un joystick oppure con un sistema più avanzato come può essere un sistema avatar che vedevamo prima, con un sensore immersivo. In questo caso il robot esegue esattamente i compiti che vengono comandati dalla persona. Una versione leggermente più evoluta è la teleoperazione reattiva, dove c'è una componente del task, del movimento, che viene controllata dalla parte decisionale, da parte dell'operatore, ma il robot esegue delle cose in autonomia, per esempio evita gli ostacoli. Quindi il chirurgo esegue un'operazione, ma il robot evita degli ostacoli perché li sa riconoscere, magari con un sistema di visione. Oppure segue il profilo di una superficie, per esempio del paziente, mentre si muove, sempre con dei sistemi di visione. Qui l'operatore ha la parte decisionale, perché decide dove tagliare, ma il robot magari mantiene un certo profilo, e quindi anche lui ha una componente di responsabilità nell'interazione, nell'esecuzione del task. E qui diciamo iniziamo ad avere un po' di intelligenza nel robot. Poi c'è la teleoperazione intelligente, dove un operatore dice al robot, magari tramite un'interfaccia indossabile, apri una porta, vai in questa stanza, lo fa tramite un'interfaccia grafica sofisticata, e da lì in poi il robot esegue il task. Poi il livello missione, dove una persona dice al robot, voglio che tu faccia questa azione, per esempio vammi a prendere un oggetto in cucina, e il robot da solo poi genera tutta la sequenza di passi che lo portano a eseguire questo compito. E infine il livello deliberativo, che è quello dove il robot è completamente autonomo e decide da solo, in base all'ambiente, alla situazione, cosa fare. Quindi vede che io, per esempio, ho sete, in qualche modo capisce che ho sete, decide lui di andare in cucina a portarmi un bicchiere. Ecco, qui io poi sulla destra ho tentato di dare una timeline per far vedere più o meno quanto tempo probabilmente impiegheremo. Ho deciso di non mettere nessuna data, perché si sbaglia di sicuro, nel senso che questi sono temi ovviamente in rapida evoluzione, ma soprattutto mi è piaciuto quello che ha detto il mio collega Alessio Del Bue, è imprevedibile capire quando si riusciranno a rendere questi sistemi affidabili, per cui effettivamente si potrà dare la possibilità di lavorare in maniera autonoma, e quindi è imprevedibile veramente capire quando riusciremo a risolvere questo problema. Un'altra evoluzione interessante è sul sistema di controllo dei robot. Il sistema convenzionale di un po' di anni fa divideva una parte di sensoristica, di sensing, dalla parte di planning e dalla parte di azione. Questo diciamo quindi era un approccio più convenzionale, dove c'erano degli algoritmi che risolvevano il problema di capire come l'ambiente, dove il robot si trova, capire come sono posizionati gli oggetti all'interno della scena,
una parte che pianificava cosa fare e poi una parte che eseguiva il movimento del robot. Negli anni queste cose sono state sostituite con dei componenti dove c'era del learning, quindi dei componenti black box di difficile interpretazione, ma all'interno di questi sistemi era ancora possibile andare a fare inspection, cioè per esempio nella parte di percezione si poteva andare a vedere qual era l'output della percezione per capire se per esempio il robot riconosceva male un oggetto, oppure se la mappa che il robot si era costruito era sbagliata. L'ultimo trend che anche veniva raccontato da Daniele è quello di usare invece dei sistemi end-to-end dove tutta la parte dai sensori all'azione sono black box e questa intelligenza artificiale più moderna è, potete capire, più difficile da interpretare perché non c'è, diciamo, è una black box completa e quindi non si riesce neanche a fare l'inspection all'interno per identificare i componenti. Io dico non si riesce nel senso che ci sono delle linee delle ricerche che vanno nella direzione di risolvere questo problema, attualmente è ancora un problema aperto. Adesso vi faccio vedere qualche esempio di quello che stiamo facendo in laboratorio e di come stiamo affrontando, diciamo, come stiamo usando l'intelligenza artificiale per certe applicazioni. Il primo è la robotica all'interno del museo. Qui abbiamo realizzato in collaborazione con il museo di Torino e il comune di Torino, all'interno di un paio di progetti europei, un robot che guida le persone all'interno del museo. Quindi il robot ha una mappa, ha una lista di punti di punti di interesse all'interno della mappa, guida i visitatori all'interno del museo e racconta con un'interfaccia vocale, spiega cosa sono i vari oggetti, la storia dell'artista che li ha realizzati ed è in grado anche con la capacità di interpretare le domande, di rispondere ad alcune domande. Qui l'interesse, diciamo l'utilità del robot è che attira i visitatori, per esempio i visitatori giovani, perché molte persone vengono nel museo proprio perché c'è il robot e poi da lì possono interessarsi alle opere che sono contenute all'interno del museo. Migliora l'esperienza dei visitatori e in generale sono un servizio migliore alle attuali audioguide, quindi il microfono che le persone si usano con la radio che ripete in maniera automatica quello che c'è all'interno del museo. E può servire come supporto per gli operatori umani che comunque rimangono all'interno del museo ed è importante che sia così. Anche noi stiamo lavorando con Daniele Pucci al tema della collaborazione uomo-robot e la prevenzione del rischio. Noi ci occupiamo della parte di percezione e quindi abbiamo sviluppato algoritmi di riconoscimento azione. Qua vediamo un sistema che riconosce la persona che vuole tirare su un peso da uno scaffale, vuole prendere un peso da uno scaffale e riporlo, quindi poi qua c'è il tema di capire se c'è se la movimentazione è pericolosa per l'umano, ma soprattutto di intervenire per esempio offrendosi di portare il pacco, l'oggetto al posto dell'operatore. Qui c'è una parte di coordinazione bimanuale e poi questo invece fa vedere un po' l'integrazione di tutti questi componenti insieme per eseguire questa interazione dove la persona saluta il robot, offre poggia l'oggetto al robot, il robot lo prende, poi la persona si allontana, chiama il robot con un'azione con le braccia, il robot riconosce che il richiamo da parte della persona, si muove, si avvicina, arriva vicino all'operatore, poi quando l'operatore si avvicina riconosce che la persona è pronta a ricevere l'oggetto e lo rilascia nel momento corretto. Alcuni esempi di robotica per la riabilitazione. Questo è un lavoro che stiamo facendo con INAIL, riguarda mettere un po' di intelligenza all'interno delle protesi, in particolare la protesi di mano. Qua il tema è il fatto che le protesi hanno un numero di motori, di gradi di libertà, quelle protesi moderne, piuttosto elevato e l'interfaccia con i muscoli non è sempre sufficiente per permettere ai soggetti di controllare tutti questi motori. Una delle idee che abbiamo provato a sperimentare è introdurre degli algoritmi di intelligenza artificiale e una telecamera a bordo della mano, la vedete qua in piccolo,
per cercare di controllare alcuni di questi motori in autonomia, riconoscendo l'oggetto che la persona vuole afferrare. Quindi la persona mette la protesi, si avvicina agli oggetti, il sistema di intelligenza artificiale riconosce l'oggetto e controlla alcuni motori, per esempio predispone la mano o controlla il polso in modo da orientarsi in modo corretto per prendere l'oggetto. Questo fa vedere appunto questo funzionamento dell'algoritmo. Qui vedete la mano che si guida in modo da mantenere la visione centrata nella telecamera a bordo della protesi. E da poco abbiamo fatto i primi esperimenti con dei soggetti e vedete come appunto questo algoritmo permette alla persona di effettivamente afferrare un oggetto, e notate proprio come il comportamento automatico della protesi viene sfruttato dalla persona per afferrare l'oggetto. Questo invece è un altro task, afferrare una banana per sbucciarla, e vedete anche qui che grazie a questo controllo automatico la persona riesce ad eseguire questo compito. Qui l'idea è comunque mantenere il controllo chiaramente della protesi da parte dell'operatore, quindi poi c'è un tema di ricerca che riguarda proprio come condividere la parte automatica con la parte di controllo volontario da parte dell'utente, perché l'utente deve essere sempre in grado di fermare la mano, dire alla mano di fare quello che vuole lui poi alla fine. L'ultimo esempio che vi faccio vedere è un tema un pochettino più inusuale, se vogliamo, ed è l'uso della robotica umanoide come uno strumento per migliorare le competenze sociocognitive di bambini affetti da problemi del neurosviluppo, quindi per esempio problemi affetti dal problemi di uno spettro autistico. E in questo caso il robot si è rivelato in molti anni di studi uno strumento molto utile per costruire dei giochi che vanno a esercitare il bambino in quelle che sono le competenze sociali. Qui il gioco riguarda per esempio prendere un cubo, guardarlo, il cubo ha delle facce diverse, poi dare il cubo al robot e poi viene chiesto al bambino di capire quale faccia sta guardando il robot, basandosi sulla faccia che è visibile al bambino. Quindi il cubo ha facce diverse, se io vedo che la faccia che viene mostrata al bambino, il bambino deve capire che cosa sta vedendo il robot, e questo è un compito molto semplice ma che richiede che il bambino si metta nei panni del robot, cioè cambi il punto di vista, la prospettiva. E perché la robotica? Perché sembra che effettivamente questi robot abbiano sufficienti possibilità di interazione sufficienti per emulare un po' il comportamento umano, quindi lo sguardo, quindi aspetti della comunicazione non verbale che sono molto importanti, ma sono anche molto semplici, e questo sembra che faciliti e stimoli l'interazione da parte del bambino, e quindi si rivelano degli strumenti molto efficaci. Chiaramente non è un esercizio che viene fatto in autonomia, c'è sempre, avete visto, il terapista che è presente e che interagisce insieme al robot e al bambino, ma permette anche al terapista come valore aggiunto di concentrarsi sull'esecuzione e la valutazione della terapia, e quindi viene coadiuvato. Concludo con alcune sfide che rimangono per l'intelligenza artificiale, sono cose abbastanza già ripetute da altri, ma volevo ripetere. Sicurezza, chiaramente i robot sono sistemi di intelligenza artificiale pericolosa, perché sono robot, sono oggetti fisici che si muovono nello spazio, quindi è necessaria un'attenzione particolare sulla sicurezza, quindi l'affidabilità delle risposte dell'intelligenza artificiale, soprattutto se utilizziamo sistemi end-to-end, quindi quei sistemi di cui parlavo prima, la trasparenza per capire cosa stanno facendo e perché sbagliano o perché prendono certe decisioni, chiaramente l'uso etico, perché vogliamo che l'impatto sia sul miglioramento della qualità della vita su tutta la società e non solo su una sottoparte,
privacy, il robot a casa non può mandare immagini in giro di quello che vede nella mia casa in giro, oppure un robot all'interno di un ospedale, quindi il tema privacy è particolarmente importante. E poi si aprono nuove problematiche che riguardano anche la proprietà intellettuale, per esempio di quello che il robot impara se mentre lo uso a casa gli insegno a fare qualcosa, e collegato a questo i dati che il robot acquisisce mentre si muove all'interno di una casa, all'interno di un ospedale, dove vanno a finire i dati di chi sono e di chi è quello che il robot impara grazie a questa interazione. Con questo concludo. Grazie, adesso cambiamo panel, vi prego di accomodarvi e do subito la parola alla professoressa Orsola Razzolini e invito a salire sul palco, alla cattedra Pietro Ichino, il professore Pietro Ichino, che sarà il suo discussant, prego. E ci spostiamo adesso sul tema della ridefinizione della fattispecie lavoro subordinato e lavoro autonomo a seguito della perdita del valore distintivo dell'inserimento e del coordinamento della prestazione dell'impresa. Quindi, come facciamo a qualificare i lavoratori, a chi parlano le tutele lavoristiche, in considerazione del fatto che, come vi ho detto all'inizio, la tecnologia, la digitalizzazione ci ha fatto perdere i connotati del lavoro tradizionale, no? Il luogo di lavoro e il tempo di lavoro, è cambiato tutto radicalmente, e quindi prego la professoressa Razzolini, se può, di accorciare un pochino la sua relazione, così anche al suo discussant, perché siamo andati lunghi di un quarto d'ora. Ah, 15 minuti. Dobbiamo cercare di comprendiamo la prima parte degli interventi. Ah, non sono. Sì. Cavalieri, ci sono? Grazie veramente alla professoressa Valente per questo graditissimo invito e per questa occasione di confronto, soprattutto con gli ingegneri che ci hanno fornito spunti interessantissimi. Beh, io devo dire che se già Alessio Del Bue diceva che è difficile dire cose attuali giorno per giorno, figuriamoci per un giurista che segue appunto a distanza e spesso con molto ritardo l'evoluzione della tecnologia. Io vorrei iniziare questa mia presentazione partendo dal titolo che mi è stato assegnato, la ridefinizione delle fattispecie lavoro subordinato e lavoro autonomo a seguito della perdita del valore distintivo dell'inserimento e del coordinamento della prestazione nell'impresa. Perché forse, a mio parere, in realtà il coordinamento, pur modificato con l'intelligenza artificiale, continua, mantiene un certo valore distintivo nella classificazione delle forme di lavoro e nella distinzione tra subordinazione e autonomia. A me sembra che, e qui inizio con alcune affermazioni che poi proverò a sviluppare, che dalla lettura in chiave sistematica di quelle che sono le norme fondamentali in materia di qualificazione di rapporti di lavoro, cioè l'articolo 2094 sulla definizione di subordinazione, l'articolo 2 decreto legislativo 81/2015 sulle famose collaborazioni organizzate dal committente e la nuova interpretazione autentica di coordinamento compatibile con il lavoro autonomo fornita dalla legge 81/2017, mi sembra che da queste norme emerga una sorta di logica classificatoria semplificata in chiave binaria delle forme di lavoro esistenti, che possono essere ricondotte nella grande area di applicazione delle tutele del lavoro subordinato o del lavoro autonomo sulla base della sostanziale distinzione tra il potere di organizzazione unilaterale che ha un datore di lavoro e il coordinamento bilaterale di comune accordo consensuale che invece è compatibile con il lavoro autonomo.
In altri termini, oggi è l'esistenza dell'etero-organizzazione e non più dell'etero-direzione in senso stretto, che ben può combinarsi con significative dosi di autonomia nell'esecuzione della prestazione, il criterio di selezione delle tutele, la porta di accesso del lavoratore nel mondo delle protezioni, che tuttavia oggi non sono più concepite come un blocco unico inscindibile, ma che sono rimodulabili. È necessario un tertium genus? A mio parere conservo un certo scetticismo nei confronti dei tertium genus, perché come in molti hanno scritto, quando si parla di tertium genus bisogna prima di tutto chiedersi se questo servirà per aumentare le tutele di un lavoratore o in realtà per ridurre le tutele a cui il lavoratore avrebbe diritto senza la nuova categoria. Andando rapidamente, cercherò di sviluppare questa mia affermazione iniziale considerando due forme di lavoro, e cioè il lavoro tramite piattaforme e lo smart working, che sicuramente hanno messo in crisi la tenuta delle fattispecie fondamentali. Parlando di lavoro tramite piattaforme, è inevitabile che i giuslavoristi si concentrino molto sulla questione dei food delivery riders. Ma siamo tutti consapevoli che questo è un esempio a tratti fuorviante del lavoro tramite piattaforme, perché in effetti in questo caso il lavoratore, la cosiddetta libertà che la piattaforma gli dà di decidere se accettare o meno l'incarico, molto spesso non è un'autentica libertà, una libertà genuina. Quindi è vero che il lavoro dei food delivery rider finisce per costituire una sineddoche mendace, per utilizzare una famosa formula di Marcello Pedrazzoli, cioè rischiamo di confondere una parte del lavoro tramite piattaforma con il tutto. La piattaforma sicuramente consente alle imprese che vi fanno ricorso di azzerare i costi di transazione e i costi di organizzazione. In questo, seguendo qui un'intuizione del professor Pietro Ichino, superando il famoso paradigma di Coase. Ma da un punto di vista di diritto del lavoro non interessa il ruolo che la piattaforma può svolgere, soprattutto come committente o datore di lavoro. Ecco, riprendendo l'intuizione del professor Pietro Ichino, volevo tornare un momento al passato, alla famosa teoria di Ronald Coase, che nel 1937 scrisse un saggio illuminante sulla natura dell'impresa, fino a quel momento definita dagli economisti una scatola nera, perché nessuno si era interessato del meccanismo di funzionamento dell'impresa. Beh, l'intuizione di Coase qual è? Che l'impresa serve perché rappresenta un meccanismo più efficiente di organizzazione della produzione rispetto al ricorso ad una serie di contratti di mercato che implicano elevati costi di transazione. Dice Coase, con l'impresa ad un unico contratto si sostituisce ad una serie di contratti di mercato, e Coase utilizza come archetipo dell'impresa proprio il contratto di lavoro subordinato, con cui un lavoratore accetta di obbedire agli ordini dell'imprenditore entro certi limiti. Se voi leggete questo saggio vi accorgerete che lui fa riferimento proprio al volume del giurista inglese Butt, The Law of Master and Servant, e quindi fa coincidere il concetto giuridico di lavoro subordinato, incentrato su una rigida eterodirezione, con quello economico di impresa, la cui essenza è proprio l'eterodirezione dell'imprenditore, il potere dell'imprenditore di dirigere e coordinare entro certi limiti i fattori della produzione. Ecco, oggi nell'economia delle piattaforme, quella che a mio parere è una delle caratteristiche più evidenti è che la piattaforma non ha più bisogno di acquisire preventivamente la disponibilità continuativa del lavoro al lavoro, non ha più bisogno di un obbligo di lavorare. La piattaforma sa che una volta lanciata la sua richiesta di prestazione, qualcuno disponibile ad accettare questa richiesta ci sarà. Non viene però meno la necessità di istituire forme di organizzazione dell'attività economica, viene meno la direzione in senso stretto, l'obbligo di lavoro, ma resta l'eterorganizzazione. E questo lo spiegano molto bene gli autori del neoistituzionalismo economico e dei contratti relazionali. Qui
Se noi pensiamo ad un altro premio Nobel, Oliver Williamson, lui proprio rimediando a una delle debolezze di Coase, perché Coase disse: ma io ho sbagliato, ho considerato solo il contratto di lavoro subordinato come archetipo di impresa, ma in realtà tantissimi contratti possono servire a creare impresa, a istituire forme di governo dell'attività economica, tutti i contratti caratterizzati da incompletezza e durata, quindi il franchising, la subfornitura industriale, ma anche le collaborazioni coordinate e continuative. E quindi qui, passando all'analisi giuridica molto rapidamente, certamente uno dei punti più interessanti è ragionare intorno ai contratti conclusi tra la piattaforma e i lavoratori che operano nel mondo reale o virtuale attraverso la categoria del contratto di durata. Perché di contratto di durata continua a parlarsi, a mio parere, anche se viene meno la disponibilità continuativa del lavoratore al lavoro. La prestazione dei rider continua ad essere, per utilizzare appunto una celebre espressione del professor Ichino, illimitatamente indivisibile in ragione del tempo, cioè continuativa in senso tecnico, ed è una prestazione periodica? Qui la domanda la pongo a te. A mio parere, probabilmente nel segmento temporale in cui viene svolta continua a essere illimitatamente divisibile, però naturalmente questo dipende non tanto dall'oggetto materiale, ma dal modo in cui le parti costruiscono l'obbligazione. Il punto interessante continua ad essere questa famosa libertà genetica. Qui mi riferisco a una sentenza del Tribunale di Milano, giudice Di Leo, molto interessante, che sottolinea come la caratteristica di queste forme di lavoro sia la libertà genetica, cioè la libertà che il rider conserva di accettare o rifiutare la chiamata. È un'espressione un po' fuorviante, perché tra l'altro favorisce letture frammentate del fenomeno, perché l'idea è che in realtà si sarebbe presenza di una pluralità di contratti che sorgerebbero ogni qualvolta il lavoratore accetta la richiesta della piattaforma e assume l'obbligo. Ecco, questa lettura frammentata, a mio parere, è superabile. Si può continuare a ragionare come nella presenza di un contratto unitario, perché qui dobbiamo guardare, per ricostruire la natura unitaria del fenomeno, a quello che è l'interesse del creditore della prestazione della piattaforma, che in effetti è un interesse, un bisogno organizzativo continuativo, un bisogno imprenditoriale. Le prestazioni di questi rider, tra l'altro noi non dobbiamo considerarle isolatamente, ma in una dimensione collettiva, continuano a soddisfare quello che è l'interesse alla programmazione, alla pianificazione dell'attività economica e al coordinamento dei fattori della produzione. Tra l'altro, proprio un saggio addirittura del 1944 conserva ancora la sua attualità, perché in questo saggio viene detto chiaramente che la durata di un contratto non è messa a repentaglio per il fatto che il creditore si riserva di richiedere la prestazione in un momento successivo, perché qui la richiesta è una manifestazione di volontà volta all'esecuzione del contratto, non alla conclusione di un nuovo contratto. Non posso andare oltre, ma naturalmente il fatto che questo contratto sia di durata e la prestazione sia continuativa non è sufficiente per giustificare la riconduzione della prestazione dei rider nell'area di applicazione del lavoro subordinato. Il criterio selettivo oggi operante, alla luce di quanto dicevamo all'inizio, è l'etero-organizzazione, cioè il potere che ha il creditore, e ancora una volta richiamo un passaggio del libro di Ichino, di Pietro Ichino, sul tempo della prestazione, che secondo me conserva la sua validità, per cui nel rapporto di lavoro subordinato la distribuzione e articolazione nel tempo dell'attività lavorativa è in larga misura soggetta per contratto al potere direttivo e organizzativo del datore di lavoro. A me sembra che questa affermazione conservi la sua validità, perché quando il lavoratore tramite piattaforma accetta il lavoro, la sua attività è indubbiamente sottoposta a delle regole organizzative, è eterorganizzata, addirittura nel caso dei lavoratori che svolgono l'attività nel mondo reale e non virtuale, organizzata anche nello spazio e nel tempo. Resta però quella che è secondo me la novità importante colta dall'articolo 2 sulle collaborazioni organizzate, e cioè che ai fini della riconduzione nell'area del lavoro subordinato non importa che non ci sia più un obbligo di lavorare, non importa che non ci sia una disponibilità continuativa al lavoro. I requisiti dell'eterorganizzazione, della continuità e della personalità sono sufficienti a consentire l'ingresso nel mondo delle protezioni, che saranno però rimodulabili.
Naturalmente il potere di organizzazione, lo dicevo prima, secondo me in questo caso va colto anche in una dimensione collettiva. Se noi continuiamo a guardare a singolo contratto non ne cogliamo la portata, perché la piattaforma ha bisogno non solo di organizzare il lavoro del lavoratore, ma di coordinare, combinare la sua prestazione con quella degli altri lavoratori, dicendo no, tu in questo momento non puoi ricevere la chiamata perché in questo momento l'ho affidata ad un altro soggetto. Quindi c'è un'importante dimensione collettiva. E quale ruolo può giocare la dipendenza economica in questo contesto? E qui rinvio poi al professor Pietro Ichino, perché chiaramente la dipendenza economica è un concetto molto importante e l'idea è quella che in luogo dell'etero-organizzazione, che indubbiamente è un concetto un po' evanescente, si potrebbe utilizzare quello della cosiddetta monocommittenza, congiuntamente agli altri requisiti della dipendenza, della continuità e della personalità. Ora, a mio parere, il concetto di dipendenza economica può avere un ruolo importantissimo nella regolazione del mercato del lavoro. Solo per cenni, perché non ho il tempo per approfondire, è chiaro che la Commissione europea, ad esempio, nelle linee guida, ha considerato questa condizione di dipendenza economica, cioè l'esistenza di una situazione di monocommittenza, una circostanza di fatto importante che giustifica il riconoscimento dei diritti sociali collettivi di uguaglianza, come il diritto alla contrattazione collettiva e il diritto di sciopero. Ma ancora, secondo me, potrebbe avere molta importanza sul piano della regolazione del mercato del lavoro e sul ruolo dell'autorità garante della concorrenza e del mercato. Molti di questi lavoratori lavorano attraverso clausole di esclusiva, il cosiddetto divieto di multi-homing, cioè la possibilità, per esempio, quando si è in attesa di una chiamata, di avere un account per un altro operatore, di accettare la chiamata di un diverso operatore. Ora, queste clausole di esclusiva, divieto di multi-homing, indubbiamente indeboliscono il potere economico e sociale di mercato di questi lavoratori e potrebbero giustificare un interesse dell'autorità garante della concorrenza e del mercato, come è avvenuto in Italia per il caso dei taxi. Faccio notare che negli Stati Uniti questo tema è di grandissima attualità, perché da quando la Federal Trade Commission americana è presieduta da Lina Khan, una giovane studiosa, la Federal Trade Commission ha iniziato ad occuparsi molto seriamente non più solo del problema del mercato dei prodotti, ma dei mercati del lavoro e dei cosiddetti monopsoni nei mercati del lavoro, anche vietando per esempio i patti di esclusiva. Quindi su un crescente ruolo dell'autorità garante della concorrenza del mercato, secondo me si potrebbe ragionare. Brevissimamente, non so quanto tempo mi resta. 20 minuti, ma c'è anche il professor Ichino che deve intervenire, quindi a 10 minuti. Ah, ma no, ma in 5 ho finito. Allora, la nuova direttiva sul lavoro tramite piattaforme digitali, io devo dire, trovo molto innovativa, come diceva benissimo la professoressa Valente, la seconda parte sull'algorithmic management, meno innovativa la prima parte, che è, dobbiamo dire la verità, uscita anche un po' acciaccata dal serrato confronto tra stati condotto faticosamente dalla presidenza belga nel marzo scorso. E che cosa ci dice questa direttiva sul lavoro tramite piattaforma dal punto di vista della qualificazione? Ma anzitutto stabilisce un principio in materia di qualificazione che in Italia, in Francia, in Spagna è ovvio, ma non lo era nei paesi di origine anglosassone, e cioè che nel giudizio di interpretazione e qualificazione le concrete modalità di svolgimento prevalgono sul cosiddetto nomen iuris. Questo è un principio da noi assodato, alla base anche del principio di indisponibilità del tipo, ma non lo era nei paesi con radici anglosassoni, dove valeva il principio della parole evidence rule, quindi ha una sua importanza. Ripropone però questa direttiva un concetto a mio parere piuttosto classico di subordinazione, perché parla di controllo, parla di potere di direzione e nella precedente versione individuava alcuni indici denotativi di un concetto abbastanza classico di direzione, controllo e dipendenza. Tra questi indici, per esempio, vi era quello dell'effettiva limitazione
anche mediante sanzioni, della libertà di organizzare il proprio lavoro e di scegliere il proprio orario. Quindi vedete un indice che dimostra che questa libertà di scelta non era autentica, e quindi siamo tutti d'accordo che se la libertà non è autentica siamo in presenza di una subordinazione classica. Però certamente è quindi un'impostazione che non coglie quella che potrebbe essere in futuro una novità, e cioè che questa libertà sia invece autentica. Gli indici di fatto sono scomparsi, saranno gli stati membri a doverli rielaborare, ma certamente la direttiva un impatto ce l'avrà, perché è indubbio che, come ha detto benissimo la professoressa Valente, introduca più che un'inversione un alleggerimento dell'onere della prova per il lavoratore che proporrà la causa in giudizio contro la piattaforma. Inoltre qui c'è anche un'apertura un po' al contenzioso collettivo, come dicevamo. Io credo, guardando agli esempi degli Stati Uniti, che le controversie in materia di qualificazione dei lavoratori tramite piattaforma possano essere oggetto di un contenzioso collettivo più che individuale, come è successo per i conducenti di Uber in California. Quindi questa piccola apertura mi sembra significativa. Concludo con un cenno sullo smart working, dove effettivamente si assiste a una particolare combinazione tra l'eterorganizzazione e l'auto-organizzazione molto elevata, perché qui il coordinamento della prestazione avviene al di fuori delle coordinate classiche spazio-temporali, ma la forma di lavoro resta a tutti gli effetti riconducibile alla subordinazione. Se volete, qui siamo un po' in presenza di una situazione capovolta rispetto a quella dei lavoratori tramite piattaforma, perché il lavoratore agile è a disposizione del datore di lavoro, ha un obbligo di lavorare, ma di fatto non è eterodiretto o eterorganizzato. Cioè, per definizione, l'eterodirezione e l'eterorganizzazione è talmente attenuata, addirittura concordata ex ante nelle sue modalità di esercizio, e questo perché la funzione del contratto è consentire al lavoratore l'effettiva possibilità di conciliare la vita con il lavoro. Quindi qui sì, e qui mi rivolgo ancora al professor Pietro Ichino con cui abbiamo discusso, nel lavoro agile puro, il lavoro agile non può che essere per obiettivi che sono stati predefiniti dal manager e dall'impresa, e da questo punto di vista la prestazione non è più in realtà illimitatamente divisibile in ragione del tempo, è quasi dedotto un singolo opus, è un segmento, dicevamo, di autonomia introdotto all'interno dello schema del lavoro subordinato. Resta subordinato perché, a mio parere, io non condivido le letture per le quali il potere direttivo organizzativo viene meno. L'anno non viene meno, solo ne vengono regolamentate ex ante in modo molto spinto le forme di esercizio. Attenzione, perché è questo che giustifica la mancata corresponsione, ad esempio, del lavoro straordinario, perché in un contesto del genere il tempo non può più essere l'unità di misura fondamentale del lavoro. Ma questo ci dice anche che quando il lavoro agile non è puro, non è per obiettivi, e la prestazione continua ad essere illimitatamente divisibile in ragione del tempo, come il caso del centralinista, beh, la deroga al lavoro straordinario, dire che il tempo non è più l'unità di misura del lavoro, beh, questo mi lascia abbastanza perplessa. Teniamo presente che c'è stata una recentissima modifica nel DDL semplificazione, in base alla quale forse il lavoro agile in futuro si potrà svolgere non più solo in parte all'interno e in parte all'esterno, ma totalmente all'esterno, e questo cambierà la fisionomia dell'istituto. Sì, ho finito. Concludo dicendo che, a mio parere, l'intelligenza artificiale non muta radicalmente l'essenza dell'impresa, intesa come attività di direzione e coordinamento. Soprattutto, invece, quello che muta, ed è stato interessantissimo sentire le relazioni del Bue, e Pucci e Natale, sono sicuramente invece le relazioni all'interno dell'impresa, il modo di esercizio dei poteri, come pure l'esplicazione dei diritti della persona. Sicuramente l'intelligenza artificiale aiuterà la tutela della protezione della sicurezza, ma, come ha detto Del Bue, incide sul processo motivazionale, cioè su 2103, sul diritto del lavoratore di utilizzare la sua professionalità. Insomma, da questo punto di vista si aprono, secondo me, delle possibilità infinite, perché qui siamo in presenza di una tecnica che non ambisce solo a modificare e ad assecondare la natura, ma ambisce a modificare anche il comportamento umano, e questa è una cosa di straordinario interesse, a mio parere. Vi ringrazio.
relazione di Orsola Razzolini parte da un'osservazione molto interessante, e cioè questa della probabile parziale superamento del paradigma di Ronald Coase. Parziale perché il lavoro tradizionale non sparirà, ne resteranno delle ampie zone, ma là dove invece il futuro è quello che ci hanno descritto i ricercatori e gli scienziati dell'IT, là cambia tutto. Perché cambia tutto? Perché il paradigma di Ronald Coase metteva al centro il contratto di lavoro subordinato come il tipico contratto di impresa, con cui con un unico contratto si sostituisce tutta una serie di contratti che altrimenti sarebbero necessari di volta in volta per conformare la prestazione alle esigenze di volta in volta manifestatesi dell'impresa. Questa necessità di acquisire il potere direttivo per conformare la prestazione viene meno nel momento in cui la tecnologia informatica e telematica, ora fortemente potenziata dall'intelligenza artificiale, consente di abbattere i costi di transazione e ottenere ciò di cui si ha bisogno volta per volta a costo zero. A quel punto, azzerati i costi di transazione, dice Coase, si azzera viene meno la natura stessa della subordinazione e dell'impresa. Ecco, io credo che questa notazione colga un aspetto molto importante della realtà, anche se va detto subito, e lo dice Orsola soprattutto nel testo scritto che ho letto, ma che poi lei ha dovuto un po' stringere per ragioni di tempo, perché quel potere direttivo che si azzera nel contratto però si riproduce di fatto nel rapporto tra la persona e la macchina intelligente. La singola prestazione di volta in volta acquisita è fortemente eterodiretta. Ora, a questo proposito non c'è dubbio che ci sia un alto rischio connesso con questo rapporto tra la persona e la macchina. E però questo è un rischio che riguarda tutte le persone, anche il collaboratore autonomo a ben vedere. C'è un rischio inerente alla privacy, alla capacità della macchina, l'abbiamo sentito, di leggere le emozioni, la capacità di predire il comportamento della persona, predire le sue malattie, ma tutto questo riguarda anche il lavoratore autonomo. C'è il rischio riguardante la valutazione della prestazione, quindi la ricaduta sulla reputazione del lavoratore, questo riguarda anche il lavoratore autonomo, e quindi qui c'è un problema di protezione che riguarderà un'area molto ampia, quasi totalitaria delle persone che entrano in rapporto con la macchina. E per altro verso abbiamo anche sentito, e questa è una notazione molto importante che io raccomando a tutti di tenere ben presente, che se c'è un alto rischio, un rischio che aumenta da una parte, l'intelligenza artificiale e le nuove tecnologie hanno anche una capacità di abbattere altri rischi. Non dimentichiamo, per dirne solo una, che nello stabilimento di Pomigliano d'Arco, dove tutte le operazioni di verniciatura e saldatura, che sono le più pericolose in un'industria metalmeccanica, sono state robotizzate, gli infortuni e le malattie professionali si sono azzerate. Quindi c'è un profilo di aumento del rischio da una parte su alcuni aspetti, però c'è anche un profilo di abbattimento dei rischi dall'altro. Questo per dire che non bisogna alimentare un atteggiamento di ostilità. Detto questo, l'altra notazione di Orsola Razzolini riguarda
l'aspetto della possibile dipendenza economica del collaboratore con l'impresa. Ecco, la mia convinzione, io devo essere rapidissimo, entro un minuto chiudo la mia discussione, ma vi dico in estrema sintesi, poi ho scritto anche le mie conclusioni che verranno messe a disposizione per chi vuole, il perché. La mia convinzione è che mentre l'eterorganizzazione, lo ha detto ancora Orsola poco fa, è un elemento estremamente evanescente, con scarsa capacità definitoria, tanto che io ho sostenuto in una mia monografia di parecchio tempo fa, ma ci credo ancora che sia vero, che qualsiasi collaborazione continuativa è in qualche misura soggetta a un coordinamento con l'impresa, e non necessariamente un coordinamento concordato, ma un coordinamento che di fatto vincola il collaboratore. Questo mi induce a pensare che forse in un futuro in cui questo modello di organizzazione del lavoro, di cui ci hanno parlato i ricercatori che stanno già lavorando sul lavoro del futuro, quello che ci hanno descritto, in quell'ambiente forse l'elemento decisivo che può essere assunto come elemento tratto definitorio della fattispecie cui la protezione forte si riferisce è quello della dipendenza economica. Perché quello veramente individua il bisogno di tutela. Il bisogno di tutela scatta là dove c'è una posizione di inferiorità nei confronti del committente. Questo mi porta a dire che forse in quel contesto il paradigma di Ronald Coase sarà sostituito dal paradigma di Frank Knight, l'altro economista che 100 anni fa, il Risk, Uncertainty and Profit è del 1921, quindi appena compiuto i 100 anni, però individuava invece, differentemente da Coase, l'essenza del contratto di lavoro subordinato nell'acquisto di sicurezza in cambio di un premio assicurativo. Il lavoratore chiede sicurezza all'impresa, l'impresa professionalmente più propensa al rischio si impegna a non variare il trattamento in relazione all'andamento dell'utilità della prestazione entro certi limiti, ma questo significa che il contratto di lavoro assume un contenuto assicurativo, è sostanzialmente, contiene una polizza assicurativa. Di questo c'è bisogno in tutti i casi in cui c'è una situazione di monocommittenza, di durata nel tempo, quindi di assenza del prestatore dal mercato, e di prestazione facilmente sostituibile, quindi anche questo elemento di debolezza e di dipendenza. Non posso approfondire il discorso per ragioni di tempo, ma mi riservo di farlo per iscritto. Ultima notazione: in tutto questo il diritto del lavoro dovrà sempre più mettere al centro un elemento di protezione fondamentale che, pensate un po', è stato enunciato da Bruno Trentin, che è stato segretario della CGIL, prima della FIOM, poi della CGIL, addirittura 30 anni fa, nel 92. La formazione efficace e continua lungo tutto l'arco della vita lavorativa. Andremo verso una situazione in cui la vera tutela della persona che lavora dovrà essere commisurata a un mercato di natura transizionale, un mercato in cui la transizione da lavoro a lavoro sarà sempre più frequente, in cui l'obsolescenza delle tecnologie, delle tecniche applicate sarà sempre più rapida, e in cui quindi la sicurezza sarà data essenzialmente dalla formazione efficace, formazione cioè che risponde a ciò che le nuove tecniche richiedono, il tessuto produttivo in evoluzione continua.
meno richiede. E su questo, a mio avviso, l'ordinamento protettivo dovrà esercitarsi molto e, guarda caso, dovrà farlo non per il lavoratore subordinato, ma per tutti, perché tutti potranno passare dall'autonomia alla subordinazione, tutti avranno a che fare con questa rapida obsolescenza possibile della tecnologia che applicano e quindi tutti avranno bisogno di questa protezione fondamentale. Grazie. No, lo avete sforato. Adesso è il turno della professoressa Sartori con il professore Enrico Gragnoli, che ci raggiungerà qua sulla cattedra. Invece Alessandra Sartori è collegata da remoto e parliamo dell'impatto dell'intelligenza artificiale sul controllo e sulla valutazione della prestazione e sull'esercizio del potere disciplinare. Quindi entriamo specificamente sul controllo. Spero che la professoressa Sartori sia collegata. Eccola. Allora. Sì, ti sentiamo e ti vediamo. Sì, per la parola. Anzitutto mi scuso con i partecipanti per non essere presente di persona, ma dolorose e complesse vicende familiari purtroppo mi trattengono a Milano e rendono le mie giornate assolutamente imprevedibili. In linea alla mia relazione vorrei ringraziare Lucio Valente, che mi ha contattato personalmente, e il comitato organizzatore tutto, per il grandissimo invito. Mi complimento poi per l'iniziativa così ben strutturata, con il pregevole taglio interdisciplinare, le relazioni degli scienziati che mi hanno aperta la mente, l'opportuna interlocuzione poi con le parti sociali. Entrando ora in media stress, condivido le slide. Le vedete? No. Ecco, adesso sì. Adesso le vedete? Sì, adesso sì. Perfetto. Il tema che mi è stato affidato riguarda l'impatto dell'intelligenza artificiale sul controllo e sulla valutazione della prestazione e il connesso esercizio del potere disciplinare. Si tratta di aspetti chiave del management algoritmico sul quale quindi soffermo la mia attenzione. Visto che il tempo è tiranno, salto il piano della comunicazione, però vorrei fare qualche precisazione terminologica che poi mi serve per individuare il campo di applicazione delle normative. Ecco, mi sento molto in atteggiamento reverenziale dopo le relazioni degli scienziati, quindi mi scuso per la prossima. Alessandra, ti chiedo soltanto se puoi di fare F5, così la metti tutta intera. Aspettate. Cioè, se puoi mettere la presentazione tutta intera, perché sennò vediamo piccolo. Ecco, la vedete adesso? Dall'inizio. Così? Cominciata dall'inizio. Adesso vai avanti. Devi dire dalla slide corrente. Secondo pulsante, dalla slide corrente. Le consigliamo anche di controllare se ha due schermi. No. E allora evidentemente c'è confusione fra gli schermi, quello condiviso e quello non condiviso. Vai avanti che abbiamo poco tempo, Alessandra, vai. Dicevo che vorrei fare qualche precisazione. No, adesso è sparito del tutto. Vedete che l'intelligenza artificiale non è perfetta. No, ma si leggeva. Si leggeva, se vuoi quando lo vedo. Vale, lo farà. Presentazione dall'inizio. Ancora no? No?
da qui non andava bene. Andava bene, Alessandra, anche. No, ha tolto l'audio. Se non riesci a fare lo schermo intero, ora hai tolto anche l'audio, ma se hai fatto lo, se non. Ecco, adesso stai presentando. Però hai tolto l'audio. Vogliamo No, sicuramente adesso sì. Deve selezionare l'applicazione. Non tutto lo schermo, ma. Vogliamo. Ale. L'audio l'hai messo. Ma. Va bene, ritorna come era prima, non fa niente, la vediamo noi con le slide laterali, non importa. Ecco, stai presentando. Sì. Devi fare presentazione il tuo schermo intero, credo. Dovrebbe andare bene così. Visualizzi la finestra della presentazione e ci dovremo essere. Sta presentando? Sì, esatto. Questa qui mi chiedete adesso. No, ancora no. Perché io vedo la presentazione, l'ho condivisa. Allora, apro questo, vado su qua, vado su, faccio presentazione, faccio la finestra, faccio qua, io condivido, vedo lo schermo dall'inizio e vedo lo schermo grande. Ok, va bene così. Io lo vedo tutto grande. Prego. Mi ha potuto fare precisazioni terminologiche che mi serve poi. Gli algoritmi che sono le sequenze di istruzioni di operazioni date alla macchina per conseguire un determinato obiettivo possono essere distinti tra algoritmi deterministici in cui per un determinato input è possibile esclusivamente un determinato output, cosicché il processo decisionale è trasparente e il risultato è rilevante. E questi algoritmi erano inizialmente inclusi nel regolamento sull'intelligenza artificiale, ma poi sono stati nell'allegato 1 espulsi perché si è ritenuto il quadro normativo adeguato di tutele. E poi ci sono gli algoritmi non deterministici, che invece sono precipuo oggetto del regolamento, che sono impegnati su un metodo statistico probabilistico volto ad effettuare una previsione, e qui perciò un input l'output non è prevedibile, possono esserci più output. Fanno parte di questa grande famiglia gli algoritmi ancora più complessi, quelli di apprendimento automatico, che sono elementi costitutivi del machine learning e cui il modello apprende da solo e la riaffina, la adegua, corregge. E questo fino ad arrivare a sistemi molto complessi che sono stratificati in reti neurali, composte da una varietà di nodi e cui il modello è totalmente opaco, la black box di cui si parlava prima, si tratta del deep learning. Questi modelli che si fondano su previsioni funzionano creando delle correlazioni tra la mole dei dati che processano, mentre questa è la differenza fondamentale con la decisione umana, perché l'uomo cerca dei nessi causali per fenomeni e poi l'uomo è condizionato dalle emozioni che possono certo falsare il giudizio, falsare la previsione, la decisione, ma fra le emozioni abbiamo anche l'empatia, la comprensione, la solidarietà, tutte cose che non sono necessariamente negative, come invece sostenuto da chi preferisce l'oggettività fredda dell'algoritmo, che però non è infallibile. Quindi gli appassionati cinetici si ricorderanno di Milano vista dello spazio in cui il computer AI che governa la sua mano dice: io non sbaglio mai. Ecco, questo non è vero per definizione,
perché il metodo è statistico predittivo, probabilistico, e poi c'è il problema della qualità dei dati che sono inseriti nei progettati. Ecco, faccio parte a questa breve premessa, vediamo quali sono gli ambiti di utilizzo. Ha girato la slide? No. Domanda? Veramente no, siamo fermi, credo, alla prima. Ah. Vabbè, male. Non seconda. Importa, vai avanti. Perché a me girano le slide. Lo so. Sì, sì, ma non è colpa sua, è colpa del sistema. Solo che... Va bene, vai avanti, Ale. Vabbè, fatte queste premesse, gli ambiti di utilizzo del management algoritmico, l'ambito di utilizzo dell'intelligenza artificiale nell'organizzazione del lavoro e nella gestione dei rapporti sono classificabili in 5 ambiti. Con l'aiuto della dottrina, anche il magistrato laboristico ha individuato questi 5 ambiti. Per cui, una volta effettuata la selezione di cui parlerà il mio collega, in cui l'intelligenza artificiale ha un ruolo preponderante, significativo, bisogna poi intervenire nel corso del rapporto per attribuire i compiti, cioè per individuare le mansioni contrattualmente dovute. Poi c'è l'ottimizzazione dei processi, perché puoi intervenire per eliminare, soprattutto in industria 4.0, errori, rallentamenti, sprechi, migliorando l'attività produttiva. C'è poi la gestione vera e propria del personale, per cui l'intelligenza artificiale, tramite l'analisi dei dati, supporta i processi decisionali o decide essa stessa direttamente con riferimento alle promozioni, trasferimenti, trattamenti di mansioni, promozioni, licenziamenti, procedimenti disciplinari. E in quanto ambito è la pianificazione dell'attività produttiva, in cui l'intelligenza artificiale distribuisce i turni, i permessi, le ferie, e poi ovviamente c'è la sorveglianza, in cui l'intelligenza artificiale svolge un controllo tecnologico molto pervasivo dell'attività dei lavoratori, e qui si innestano poi gli atti di gestione del rapporto, in particolare i provvedimenti disciplinari. Io sto girando. No, non ti preoccupare, vai, vai. I contesti. Ovviamente queste pratiche non sono diffuse in tutti i settori. Al momento i contesti più rilevanti e più studiati da noi giuslavoristi, ma anche da altri cultori delle scienze sociali, sono l'economia delle piattaforme e l'industria 4.0, appunto la smart factory. In primo caso, quanto alle piattaforme, ovviamente l'esempio più totalizzante, gestiva l'algoritmo di testi pensi, a Rider, a cui la piattaforma attribuisce le consegne, monitora le consegne, monitora i tempi, costituisce un ranking anche in base al feedback degli utenti, distribuisce gli slot e, laddove l'ordinamento lo consente, non in tutti chiaramente, può escluderlo dalla piattaforma. Nella Smart Factory il processo produttivo, o alcune fasi del processo produttivo, è monitorato costantemente ed è quindi via via ottimizzato e corretto, con l'intervento umano o senza l'intervento umano. La dottrina ha evidenziato rischi in questo management algoritmico. Anzitutto la previsione o decisione dell'algoritmo, che sia deterministico o che sia fatto non deterministico, potrebbe essere discriminatoria o comunque potrebbe essere arbitraria. E qui il bias potrebbe originarsi nella programmazione umana, trae origine dalla programmazione dell'uomo o dal set dei dati inseriti, oppure potrebbe essere curato dal sistema mediante quelle correlazioni di cui parlavo prima. E occorre infatti ricordare che le previsioni sono basate su dati storici necessariamente, e quindi tendono a riprodurre le discriminazioni presenti nella società.
Ad esempio, in tema di discriminazioni algoritmiche è stata molto commentata la sentenza del Tribunale di Bologna del 2020, in cui l'algoritmo Frank Deliveroo, che era tra l'altro deterministico, quindi un algoritmo elementare, era stato costruito in modo da penalizzare quei driver che non rifiutavano la consegna o che erano assenti, ma senza indagare le cause, salvo casi tipizzati. Così è stato il giudice ha dichiarato la natura indirettamente discriminatoria nel caso di specie per motivi sindacali. Qualcuno in dottrina ne ha sostenuto la natura direttamente discriminatoria. Un altro rischio insito nel management algoritmo è quello ai danni possibili danni psicofisici derivanti da questo controllo totalizzante e dalla pervasività del potere direttivo, che infatti tendono a fondersi, tanto che in dottrina si è parlato di potere di controllo direttivo. Qui i lavoratori, sentendosi continuamente monitorati, giudicati, valutati in tempo reale, tra l'altro, cercano costantemente di migliorare la loro performance e questo del personaggio, ma al contempo sviluppano fenomeni di stress di lavoro correlato, come l'immuno, o patologie più gravi, quando, per non menzionare gli infortuni sul lavoro, dovuti all'affaticamento, alla velocità. Si realizza così, e qui avevo proiettato, purtroppo, non si vede, la foto del Ventaniano, che era questa prigione ideale, ideata da Gianni Beppo per permettere la sorveglianza totale dei detenuti, nella convinzione che avrebbero così conformato i loro comportamenti ai desiderata della direzione, secondo appunto questo effetto Nagy, lo spinta gentile. In pratica era un edificio a pianta circolare, in cui c'è stato una torre di controllo, le celle erano tutte orientate verso la torre di controllo in modo che i detenuti fossero osservati da qualsiasi prospettiva in qualsiasi momento, ma i detenuti non potevano osservare chi li controllava e quando li controllava. Ecco, direi che Gianni Bentham sarebbe abbastanza contento degli sviluppi tecnologici attuali che stiamo descrivendo. Diciamo, in generale, appunto, fatto questa divagazione un po' per appunto stendere la questione, in generale occorre rilevare il disallineamento tra il dato normativo e i dati che regola l'esercizio del potere direttivo, del potere datoriale e il processo computazionale della macchina, del sistema di intelligenza artificiale. E questo non stupisce, perché l'ordinamento giuridico si è strutturato nel corso dei secoli sui meccanismi di funzionamento dell'intelletto umano e si è impregnato dei valori del contesto sociale di riferimento. Vediamo alcuni esempi che io vedo. Il potere direttivo e gli svarianti devono essere esercitati secondo buona fede e correttezza. Ecco, però queste clausole generali sono impossibili da replicare per qualsiasi sistema di intelligenza artificiale. Però per l'intelligenza artificiale è anche complesso operazionalizzare le norme generali come il giustificato motivo oggettivo o soggettivo. Un altro esempio tratto dal diritto antidiscriminatorio. Sappiamo che quando il lavoratore offre evidenze oggettive attinte dai dati statistici che facciano presumere la discriminazione in prima pace, il datore di lavoro deve esplicitare le ragioni non discriminatorie della sua decisione. Ecco, ciò però potrebbe essere assai arduo, se non addirittura impossibile, soprattutto negli algoritmi di deep learning che avevo detto prima, in cui il processo decisionale è troppo. Un altro esempio: l'articolo 2087 impone al datore di tutelare l'interprete, tutelare l'integrità psicofisica
del lavoratore, è chiaro che questa norma diventa incompatibile, salvo colpi, con i sistemi che massimizzano l'efficienza dei processi produttivi. La stessa incompatibilità si riscontra con riferimento al monitoraggio continuo ed elastico potenzialmente insito nei sistemi di intelligenza artificiale, che la disciplina si pone in tensione con l'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori e il GDPR, che ritorno dopo. A questo punto la dottrina si è chiesta: in questi sistemi caratterizzati da autonomia funzionale, machine learning, è possibile attenuare o addirittura inibire la responsabilità datoriale nell'assumere le decisioni? Perché il datore potrebbe essere il protagonista del futuro di quello che fa la macchina, del processo decisionale preso dall'intelligenza artificiale. La dottrina, e io sono d'accordo, nega questa soluzione sulla base di solite ragioni, perché anzitutto è il datore di lavoro che nell'ambito delle sue scelte strategiche implementa un sistema di intelligenza artificiale. E poi, anche laddove il processo decisionale sia totalmente automatizzato, l'atto poi è formalmente assunto dal datore di lavoro. Infatti, sotto il profilo giuridico, gli articoli 1228 e 2086 ci confermano che il codice civile, ci confermano che il potere direttivo è sempre riferibile al datore di lavoro, anche quando si serve di ausiliari, e quindi a fortiori, o analogicamente, quando si serve dell'intelligenza artificiale. Va infine ricordato che nel nostro ordinamento l'intelligenza artificiale è un oggetto di diritto, non un soggetto, almeno per ora. Passo ora a illustrare, qui nella slide è illustrato il quadro regolatorio multilivello in fieri. Devi avviarti un po' alla conclusione, Alessandra, eh? Ecco, vai. Ecco, mi spiace che non si vede, perché sarebbe più facile dal GDPR la proposta di intelligenza artificiale che il regolamento sull'intelligenza artificiale che si applica ai sistemi non deterministici, alla proposta del lavoro sulle piattaforme digitali, alla proposta di direttiva sull'atto sul lavoro sulle piattaforme digitali che riguarda anche i sistemi deterministici, all'accordo soft quadro sulla digitalizzazione, poi a livello nazionale che è chiamato a migliorare, come è stato ricordato prima dalla professoressa Volente, non solo ad integrare l'attuale e integrare, ma anche a migliorare il contenuto, e questo è molto importante, deve essere molto valorizzato dall'interprete. E quindi qui abbiamo il capo quinto bis sui driver autonomi delle piattaforme di delivery, l'articolo 1 bis dell'articolo del decreto 152 del 97 introdotto dal decreto trasparenza sui sistemi decisionali di monitoraggio integralmente automatizzati, l'articolo 4 e 8 dello statuto dei lavoratori e il nuovo DDL di governo nella bozza mai disponibile dell'8 aprile sulla attuazione del regolamento, e quindi si applica ai sistemi non deterministici come regolamento. Per quanto riguarda quanto tempo ho? Hai finito? Devi avviarti alla conclusione, che deve parlare il professore Gagnoli. No, vai. Sì, ecco, no, vabbè, per quanto riguarda il livello collaborazione, si è già detto dell'approccio sin dall'origine antropocentrico, che mette a centro la persona e non la macchina, trustworthy, che mi fa creare fiducia, condivisione verso queste tecnologie, del principio di precauzione, per cui abbiamo delle tratte assolutamente vietate perché è troppo pericolosa, ad esempio il riconoscimento delle promozioni, il riconoscimento facciale, eccetera, abbiamo detto, e l'approccio di gestione del rischio, per cui altri sistemi non sono vietati ma sono ad alto rischio e sono circondati da una serie di cautele individuali e anche collettive. Qui poi nella slide ho elencato tutti i principi che si traggono dall'intreccio di fonti europee,
quindi appunto della trasparenza alla sorveglianza umana, per cui le macchine devono essere costruite in modo da rendere possibile il redress by design in ogni momento, la correzione degli errori, la valutazione di impatto, la tutela dell'integrità psicofisica dei lavoratori e il coinvolgimento, anche su cui voglio dire qualcosa di più, il coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori nella forma debole, che può andare dalla mera informazione del regolamento IA, perché l'emendamento che voleva una forma più forte, almeno la consultazione, non è passato, alla forma comunque un po' più forte ma lo stesso debole della direttiva piattaforme. Non c'è nulla di simile alla cogestionalità dell'esterno. Dicevo, la bozza del regolamento del governo si allinea su questo approccio antropocentrico europeo, garantisce la dignità, riprende i fattori di discriminazione, anzi aggiungendone gli altri, perché ad esempio unisce anche raggiungere le condizioni economiche e sociali, i dati che spesso vengono processati e creano dei bias, delle discriminazioni, ad esempio nei confronti delle donne o nei confronti di determinate etnie. Conferma l'articolo 1 bis sui sistemi integralmente automatizzati, di cui prima si è detto, e la cosa interessante è che prevede l'istituzione di un osservatorio sull'intelligenza artificiale, che vuole osservare appunto l'impatto sul mercato e quali sono stati i settori più interessati da questi fenomeni, ma soprattutto vuole promuovere la formazione, come dicevo io, la formazione e la vera tutela sul mercato, formazione dei lavoratori e dei datori in materia di IA. Il problema è che non sono previste, è previsto a risorse invariate, questo è sempre il punto. Ale, devi chiudere, ti invito a fare un cavallo di battaglia. Allora, stato il livello nazionale di regolazione che è stato arato dalla, quindi il capo quinto bis e l'articolo 1 bis che è stato dibattuto, arato dalla dottrina italiana, è stato croce delizia, diciamo, negli ultimi due anni, e arrivo però a due norme dello statuto dei lavoratori che vengono abbastanza in questo nuovo assetto magari sottovalutati, invece per me sono molto importanti, perché l'articolo 8, se noi diamo un'interpretazione ampia del termine indagini, in modo da ricomprendere anche le informazioni, tutta quella mole di informazioni acquisite e processate dei sistemi che non c'entrano nulla con la prestazione lavorativa, sarebbe già un bel passo in avanti per evitare i bias. E poi l'articolo 4. Ecco, l'articolo 4, secondo me, può costituire la chiave di volta per una gestione concertata dell'innovazione algoritmica nell'amministrazione del rapporto di lavoro, perché nel management algoritmico il potere direttivo e il potere di controllo si fondono in maniera inscindibile e influiscono poi lo strumento per la prestazione. Perché alcune voci hanno osservato che ormai l'articolo 4 non serve più per questo motivo, perché esclusa sempre praticamente il nuovo contesto la procedura di codecisione di cui è il comma 1. Ma secondo me bisogna recuperare il valore dell'articolo 4 e quindi offrire un'interpretazione restrittiva del comma 2, di strumento di lavoro, che quindi comma 2 non troverebbe applicazione quando gli strumenti utilizzati per la prestazione, necessari, utili, non importa, trascinano la dimensione individuale per soddisfare più ampie esigenze produttive e organizzative, si pensa al cassetto elettronico di Amazon o a wearable devices o all'app, e in questo caso appunto se lo interpretiamo così, così restrittivamente, per cui queste innovazioni tecnologiche influiscono allora nel comma 1 e quindi sono soggette alla procedura di negoziazione con i sindacati,
Allora il comma 2 non è più il cavallo di Troia che verrà sottratto, quindi si è fatto tutto zero dalla negoziazione sindacale, bensì è il volano per radicare la gestione sindacale dell'innovazione organizzativa e produttiva. Non è una prospettiva fantascientifica, perché in Germania lo si fa, questo è l'approccio, come è la dottrina. E così fatto l'articolo 4 veramente va ad integrare il sistema delle fonti che purtroppo non ho potuto proiettare, perché introduce un vero e proprio diritto di codecisione, uno dei pochi del nostro ordinamento, accanto ai meri diritti di informazione e consultazione che sono previsti a livello europeo. Certo, e ho finito, perché questa prospettiva sia realistica è necessario che il sindacato sia in condizioni di interloquire con il datore di lavoro su un piano di parità. E qui non basta il flusso informativo, ovviamente, che viene dettagliatamente elencato dall'articolo 1 bis, ma mi riferisco al tema prima invocato della formazione e, come prevede la direttiva piattaforma, della disponibilità di esperti, magari pagati dall'impresa, all'altro dei rappresentanti sindacali. Grazie Alessandra, sono costretta a farti chiudere. Grazie, grazie mille. Beh, la parola adesso al professore Gragnoli, soprattutto su questo grande fratello che sarà l'intelligenza artificiale. Professore Gragnoli, aiutaci a capire come ci possiamo difendere da questo grande fratello. Cara Lucia, magari fossi capace adesso. Io ti ringrazio di avermi invitato e mi è stato un vero piacere leggere in anticipo la relazione della professoressa Sartori, quanto mai articolata e interessante. Adesso faccio 5 considerazioni su quello che mi ha suggerito la relazione e anche su quello che è stato detto prima. Prima considerazione. Quando parlo di questi temi è una delle rare volte in cui mi chiedo se abbia fatto bene a studiare giurisprudenza, che tendenzialmente penso di aver fatto bene, ma non so fare molto altro al mondo, perché mi verrebbe voglia di fare un'analisi. Qui parliamo di poteri e di modalità di esercizio del potere con strumenti molto complessi. Mi verrebbe voglia di fare un'analisi di controllo di gestione, avere gli strumenti per andare a vedere se ci si guadagna o ci si perde, cioè se l'uso di questi strumenti così complessi e così sofisticati dal punto di vista tecnologico di sicuro fa guadagnare chi li costruisce, questo mi pare evidente, ma fa guadagnare anche chi li usa. E questo per esempio emerge chiaramente dall'ultima giurisprudenza dell'autorità garante sul trattamento dei dati personali. 6 o 7 imprese sono state condannate a pesanti sanzioni perché per vedere se le persone andavano a lavorare usavano i dati biometrici, cioè dall'impresa che non è nata con COS, è nata con la semplificazione dei mezzi di produzione della rivoluzione industriale e quindi in uno stato di soggezione, non di libertà contrattuale del lavoratore. Da quando l'impresa è nata tutti hanno scoperto se c'erano le assenze ingiustificate senza usare sistemi come i dati biometrici. Non c'era un capo reparto che potesse vedere se uno era puntuale o non era puntuale. Quanto costa usare i dati biometrici per giustificare l'assenza? Risponde l'ingegnere del BUE dando una giustificazione molto interessante, che è un po' quella che pensa il nostro legislatore, cioè questo è l'oracolo di Delfi in versione tecnologica. Quando bisognava combattere si andava all'oracolo di Delfi, che fingeva di guardare il futuro e in realtà stimolava comportamenti precostituiti. Però secondo punto, come ho scritto io in un saggio, ma soprattutto come hanno detto bene la professoressa Ciucciovino, il professor Del Gaudio, e come dice molto bene la professoressa Sartori, questo oracolo di Delfi, come quello vero, è difficilmente penetrabile. Cioè, come facciamo a sapere come funziona l'algoritmo? Come facciamo a sapere se è un algoritmo deterministico o non deterministico? Adesso mi perdoneranno i 3 ingegneri, cioè non è che non, se faccio una brutta figura, perdonatemi, ma da quello che ho capito io si fa il reverse engineering, e cioè prendiamo il programma, lo scomponiamo, vediamo com'è costruito, vediamo come funziona.
in bocca al lupo nel sistema processuale italiano. È certo che non ci si riesce. E che sia il sindacato, che siano i lavoratori, che sia un procedimento dell'articolo 28, che sia l'azione individuale, che sia l'azione di classe, ammesso che si possa fare, il costo della consulenza tecnica d'ufficio e quindi la parcella dell'ingegnere del buio spaventerebbe chiunque e renderebbe il reverse engineering impossibile. E questo lo dimostrano le sentenze che citava la professoressa Sartori, quella di Palermo, quella di Torino e quella di Bologna, quelle due di Palermo. Perché in quelle due di Torino e di Palermo hanno fatto l'elenco di che cosa mancava nella chiarificazione dell'algoritmo, ma era un problema puramente formale. Qualunque cosa avessero scritto non si sapeva se era vero. E in quella di Bologna hanno dimostrato per testi qual era il funzionamento dell'algoritmo, no? Il massimo della tecnologia, il primo provvedimento, il decreto del Tribunale di Bologna che si pronuncia sulla legittimità dell'algoritmo, come si fa a dimostrare che cosa dice l'algoritmo? Per testi, cioè quindi dal massimo della tecnologia. Ora, questo terzo punto mette in discussione uno dei pilastri del diritto italiano e del diritto comunitario, che è il principio di trasparenza. Perché, e questo lo dice molto bene il professor Del Gaudio e lo dice molto bene la professoressa Sartori nella sua relazione, la trasparenza si può fare di un dato oggettivo. Se non c'è la possibilità processuale di vedere se le dichiarazioni sono vere o sono false, la trasparenza è un esercizio retorico. Lo diceva anche il direttore del Dipartimento all'inizio, qui parliamo della struttura sociale della conoscenza, ma nella concezione che noi abbiamo, noi parliamo di conoscenza quando c'è la verificabilità, e la verificabilità dal nostro punto di vista giuridico, che poi è limitato, è la verificabilità processuale. Se non c'è verificabilità processuale non parliamo di conoscenza. Quarta considerazione, la relazione qui proprio si diffonde molto ed è molto chiara, leggerete il testo scritto con grande interesse. Questo porta ad una duplicazione delle forme di tutela. Da un lato la tutela di matrice comunitaria è basata sull'oggetto, parliamo di trattamento dei dati, parliamo di strumenti di intelligenza artificiale, abbiamo la disciplina che guarda oggetto trattamento dei dati, oggetto intelligenza artificiale. Dall'altro lato, la sua scuola, lo statuto del diritto dei lavoratori che nasce in questa, in questa università. E quindi la tradizione italiana, una tutela mirata sul comportamento, una tutela mirata sulla condotta, quindi una tutela mirata sul risultato. Ecco allora l'articolo 4. Stiamo a vedere come funziona il televisore o come funziona l'algoritmo, andiamo a vedere quali sono all'interno delle dinamiche relazionali del rapporto di lavoro i presupposti di legittimità dell'esercizio del potere, guardiamo il risultato. Questo lo puoi fare, questo non lo puoi fare, con le ovvie conseguenze in tema di onere della prova, perché usando strumenti tecnologici complessi sarà il datore di lavoro a dover giustificare nell'ambito della strategia processuale, nell'ambito degli istituti processuali, l'esercizio del potere. E quindi è indiscutibile che ci sia un intreccio tra sistemi regolativi interni, sistemi regolativi comunitari, tra sistemi regolativi che guardano all'esercizio del potere e sistemi regolativi che guardano all'oggetto. Il mio cuore batte per i primi, perché sono quelli più semplici, di maggiore efficacia processuale, in cui alla fine si riesce ad arrivare ad un risultato processuale attendibile. E penso che batta anche il cuore della professoressa Sartori, che ha appena riproposto la sua concezione dell'articolo 4 che aveva esposto nella sua monografia, che è una interpretazione molto interessante, molto attendibile dell'articolo 4, un pochino diversa dalla mia, ma certamente meritevole di grande attenzione. E del quinto punto, del diritto comunitario, che cosa resta? O che cosa ci dobbiamo aspettare che succeda? Beh, insomma, dopo un eroico sforzo del legislatore italiano, la giurisprudenza di legittimità era riuscita sostanzialmente,
con le sentenze del professor Romei da Telecom, a mettere insieme i controlli difensivi col trattamento dei dati personali, a trovare una sintesi, giusta, sbagliata, però quantomeno una sintesi tra il sistema regolativo dello statuto dei lavoratori e il sistema regolativo della disciplina sul trattamento dei dati, e ora abbiamo due novità. Una praticamente certa, che è il regolamento sulla intelligenza artificiale, una in corso di elaborazione, che è la direttiva sul lavoratore, cioè piattaforma. E quindi diciamo che ci sarà motivo per una ulteriore riflessione, per una ulteriore ricerca di un punto di contatto tra due sistemi che nascono molto diversi. I primi manifestazioni della distonia tra lo statuto del diritto dei lavoratori e il trattamento dei dati personali risalgono al 96, forse la soluzione è stata trovata, ammesso che uno la condivida, nel 2022, quindi ci vorrà un po' di tempo. Penso che soprattutto il regolamento sull'intelligenza artificiale porrà numerose questioni. Guardate che altri rami del diritto sono nello stesso problema, perché la prima disciplina interdittiva del legislatore italiano sull'intelligenza artificiale, che è l'uso degli algoritmi per il calcolo delle tariffe aeree col decreto legge dell'agosto del 2023, è subito entrata in crisi, immediatamente. Innanzitutto non ha passato la legge di conversione, la legge di conversione è completamente diversa dal decreto legge, ma a prescindere da questi problemi parlamentari è subito entrato in crisi per il confronto con il sistema regolativo del regolamento comunitario, perché si parte da due punti di vista: da un lato la considerazione dell'algoritmo nella sua pretesa oggettività, dall'altro l'attività ispettiva dell'autorità garante della concorrenza del mercato. Come dice la professoressa Sartori, sono sistemi regolativi diversi, sono sistemi regolativi che coesistono, si ripropone la situazione che noi abbiamo sperimentato nel 96-97, e ci vorrà un lungo sforzo di interpretazione e anche probabilmente normativo per cercare di trovare una sintesi tra i due modelli. Io resto convinto che il modello fondamentale sia quello della legge 300 del 70, perché è un modello che parte da un'esatta conoscenza del sistema processuale, e insomma noi giuristi il processo lo dobbiamo considerare sempre il punto di riferimento di quello che facciamo. Grazie. Grazie mille alla professoressa Sartori e grazie mille al professore Gragnoli. Adesso l'impatto dell'intelligenza artificiale nella selezione del personale, negli annunci di lavoro mirati a filtrare le candidature, nella determinazione della reputazione della persona che lavora e nell'assegnazione dei compiti. Quindi ci spostiamo, diciamo così, un po' nella fase preassuntiva e un po' invece nella fase di gestione del rapporto, con il professore Peruzzi, relatore, professoressa Valeria Fili di Scassant. Grazie mille, Grazie mille anzitutto del graditissimo invito, buongiorno a tutti e a tutti. Inizierò con una carrellata di esempi di piattaforme e software che possiamo trovare liberamente sul web e che appunto consentono al datore di lavoro. Prego. Presentazione Peruzzi. Perfetto, riesco a muoverlo da... Abbiamo il nostro problema con la tecnologia che ha accompagnato... Il timer dalla presentazione. Grazie. Lo faccio partire. E io lo muovo così, vero? Sì. Perfetto. Allora, innanzitutto iniziamo con l'esempio piattaforme e software utilizzate nella fase di recruitment, di assunzione. Il primo esempio è quello di Curious, che appunto prevede tra le sue funzioni quella, la generazione di job description, quindi annunci di lavoro, customizzate, nonché un sistema di machine learning che filtra le candidature e i curriculum
pellicola, ma anche filtra i profili professionali caricate su bacheche digitali come quella di LinkedIn sulla base degli elementi testuali presenti. Stiamo quindi parlando anche qui di analisi del linguaggio naturale scritto. E come possiamo notare dalla presentazione del software, il sistema è connotato da adattabilità, si evolve sulla base dei dati accumulati, quindi continuous learning, continua ad apprendere e adatta conseguentemente le proprie raccomandazioni. Lo stesso LinkedIn prevede attualmente la piattaforma Recruiter, l'ha lanciata da poco, che è basata anche questa su approcci di intelligenza artificiale generativa per aiutare le imprese a vagliare e trovare all'interno del portale i profili più adatti. Paradox fornisce un'applicazione anche qui per pubblicare annunci di lavoro sulle varie bacheche digitali, ma anche una chatbot che, come vedete, si chiama Olivia e che interagisce con i candidati per gestire il processo di recruitment. Lo stesso candidato iniziare, interrompere, riprendere il processo quando vuole. Mi ha fatto sorridere che sul software si dice innanzitutto da un lato che il processo prevede la possibilità di test visivi, ma anche che Olivia, che è il nome della chatbot, nel momento incontra un candidato qualificato programma un colloquio automaticamente, altrimenti può rispettosamente disfarsene o presentargli altre opportunità. Però è questo respectfully che lo trovo geniale nella presentazione. Segnalo, per parlare di dati tratti dal web su bacheche digitali, che è stato da poco adottato il codice di condotta per le agenzie per il lavoro di Assolavoro, che appunto, ai sensi del GDPR, che appunto regola la raccolta e il trattamento dei dati personali dei candidati presenti sui social di natura professionale, come appunto è LinkedIn. Qui ci spostiamo in Italia, devo ringraziare appunto anche per la segnalazione la professoressa, perché Joins è una startup italiana che funziona come una piattaforma di incontro tra domanda e offerta di lavoro, raccoglie le preferenze dei giovani in cerca di uno stage, in cerca di una prima occupazione, e ricostruisce appunto per l'utente gli annunci che potrebbero più interessargli. E per ogni annuncio vengono create due percentuali, la prima, che in questo caso per esempio nel riquadro dove sono in giallo è del 0%, la prima percentuale è relativa all'affinità dell'offerta di lavoro con le preferenze inserite dall'utente, la seconda, che in questo caso è l'83%, riguarda invece la compatibilità del profilo dell'utente con quello ricercato dall'azienda. Cloud Talent Solution è invece il sistema che è stato utilizzato per esempio dall'azienda Johnson & Johnson per creare i propri annunci di lavoro. A me non interessa tanto il fatto che abbia utilizzato Cloud Talent Solution, quanto che abbia utilizzato poi Textio per andare a pescare, a individuare i bias discriminatori, il gender tone presente all'interno dei propri annunci di lavoro. Textio infatti è un sistema di intelligenza artificiale che serve per individuare i possibili bias presenti nella formulazione degli annunci di lavoro, ma anche dei performance feedback. Johnson & Johnson dice che quando ha iniziato a modificare le descrizioni dei propri annunci di lavoro con Textio, ha visto un aumento del 9% di candidature femminili. Attenzione, perché Textio fa proprio un'analisi statistica di quali possono essere gli elementi che attirano più i maschi, più gli uomini delle donne. Per esempio, parole come exhaustive, enforcement e fearless attirano di più gli uomini nelle candidature, altre parole come transparent, catalyst and in touch with attirano di più le donne, e quindi c'è una valutazione statistica di ampio respiro su questo. È chiaro che nel momento in cui parliamo di sistemi di intelligenza artificiale volti a verificare bias, ma anche la compliance regolatoria di altri sistemi di intelligenza artificiale, un esempio molto indicativo e significativo è fornito da Credo AI, che promette di appunto diventare uno strumento che in futuro consentirà alle imprese di verificare la propria compliance regolativa anche rispetto all'AI Act. Quello che già fa è fornire un pacchetto per il software di governance regolativa ritagliato sulla legge di New York numero 144 del 2021, su cui vorrei brevemente fare una piccola riflessione. È una legge appunto che è stata approvata dal New York City Council e che modifica il codice amministrativo della città di New York, è diventata applicabile a partire dal 6 luglio 2023, prevede che cosa?
prevede, permette alle aziende di utilizzare strumenti automatizzati per selezionare candidati all'assunzione o a una promozione, a condizione che nell'ultimo anno abbiano sottoposto questo processo ad una bias audit da parte di un audit indipendente. Che cosa prevede questa bias audit? Include il calcolo del tasso di selezione di una serie di categorie, uomini e donne, ma anche tutta una serie di categorie di origine etnica, ispanici, latini, bianchi, afroamericani, nativi hawaiani, isole del Pacifico, asiatici, nativi americani dell'Alaska e poi anche categorie intersezionali. Che cosa si calcola? La percentuale di candidati selezionati all'interno di quella categoria tra tutti quelli che hanno fatto domanda e l'indice d'impatto, ossia il rapporto di questo tasso con il tasso della categoria più selezionata. Due esempi: Bloomberg ha pubblicato questi calcoli perché appunto la normativa non prevede indici sentinella ma obbliga a pubblicare questi calcoli, e questo è il risultato, cioè questo è quello che trovate sul sito di Bloomberg. Riassumo, la categoria più selezionata da Bloomberg attraverso questo processo automatizzato è quella delle donne asiatiche, mentre la categoria più selezionata dalla Morgan Stanley è quella degli uomini ispanici. Vado brevemente, però noi traiamo questo tipo di risultato. Come dicevo, non è che c'è un indice sentinella, non è che c'è un differenziale a fronte del quale la legge prevede delle conseguenze, come per esempio invece abbiamo nella direttiva sulla trasparenza retributiva, dove al differenziale sentinella del 5% si attiva l'obbligo di joint assessment. C'è un obbligo di trasparenza su cui vale la pena riflettere e su cui tornerò alla fine in via di provocazione. Continuando brevemente con esempi, qui abbiamo la piattaforma di interviste digitali HireVu, che è una piattaforma che permette di automatizzare il primo giro di interviste con video unidirezionali. Il selezionatore imposta le domande, tu come candidato fai registri le risposte. L'azienda si è preoccupata di chiarire che il sistema non utilizza il riconoscimento facciale ma esclusivamente l'analisi del linguaggio del candidato, quindi stiamo parlando proprio di voice and speech analytics, cioè analizza come il candidato parla delle esperienze passate relative alle competenze rilevanti per il posto di lavoro in questione. È chiaro che noi potremmo traslare tutto questo integralmente in una dimensione virtuale, in quella del metaverso. Il metaverso sappiamo che ha avuto un hype iniziale molto forte, poi una battuta d'arresto, ora pare in rilancio. L'esempio che vediamo è l'esempio di Accenture, che nel 2022, per ovviare ai limiti posti dalla fase pandemica, ha effettuato il recruitment nel metaverso. Piccola nota di colore: gli avatar, i digital twin in questo caso, non hanno le braccia, ed è, speriamo ci sia un upgrade, perché un mio amico che ha utilizzato questi device e all'interno della dimensione del metaverso di Accenture ha detto che è abbastanza straniante vedersi senza braccia ma soltanto con le mani. Proseguendo nella carrellata, abbiamo chiaramente tutti quelli che sono le piattaforme volte ad attribuire un punteggio, un profilo reputazionale al lavoratore. Noi conosciamo molto bene i casi, sono stati citati anche questa mattina, di Deliveroo e Foodigno, ma ci sono altri software che diciamo operano al di là delle piattaforme digitali, sono i cosiddetti OKR software, cioè Objectives Plus Key Results software. Sono dei software che consentono di tracciare lo stato di avanzamento degli obiettivi aziendali, ma anche rendere visibile a tutti il contributo di ciascun dipendente, chiaramente innescando dinamiche di gamification poi tra i dipendenti coinvolti. Bob invece calcola il tasso di abbandono dei dipendenti a partire da una serie di fattori, come per esempio la conciliazione vita-lavoro, la motivazione, l'engagement, le opportunità di crescita. Mi ha stupito che sul sito, a titolo esemplificativo, si riporti che i dipendenti con più di 5 richieste di time off, potremmo dire di permesso, negli ultimi 90 giorni presentano un alto rischio di abbandono.
e il numero di giorni presi in ogni richiesta non influisce sul grado di rischio, il che fa riflettere, considerato che a questo punto la frequenza di utilizzo di strumenti offerti per la conciliazione vita-lavoro viene letta dal sistema come una criticità nella conciliazione e quindi un problema di, che aumenta il rischio di abbandono del dipendente. Termino con un esempio classico di utilizzo delle AI per la gestione dei flussi e dei carichi di lavoro, ossia il Manufacturing Execution System, in questo caso l'azienda, appunto il prodotto si chiama Prozmark. Quello che fa questo software, lo dice proprio il sito, definisce le priorità, evita i sovraccarichi e gli sprechi, ottimizza il flusso di lavoro, monitora le prestazioni di ciascuno operaio in tempo reale, specifica l'allocazione delle risorse del team, nonché le attività che devono svolgere, dove, quando e come. Ecco, per comprendere quali sono i limiti di utilizzo di questi sistemi, per comprendere quali siano le regole applicabili, ma anche per riflettere su quali siano le garanzie che meglio consentono di rispondere all'esigenza di tutela dei lavoratori, dobbiamo partire da una considerazione. È già stato detto, gli algoritmi non sono tutti uguali e possiamo distinguere due macro categorie: quelli basati sulla logica, che operano a partire da una sequenza di regole di inferenza logiche scritte in sede di programmazione, istruzioni e rapporti di condizionalità if then precodificati. È il caso degli algoritmi di Deliveroo e Foodigno, per esempio, utilizzati per il rank dei rider, e poi quelli di apprendimento automatico, in cui la macchina non dispone appunto di un modello di relazioni logiche precodificato, è proprio l'obiettivo della macchina individuarne uno, ricalcando i pattern di correlazioni ricorrenti all'interno di un ampio serbatoio di dati, li ricalca, li accumula. È chiaro che in questo caso il rapporto di condizionalità lascia il posto a rapporti di correlazione, la conseguenzialità logica lascia il posto alla statistica, ed è quindi soprattutto la qualità dei dati ad incidere non solo nell'apprendimento automatico, ma in caso di apprendimento continuo anche nella fase di input, a incidere sull'accuratezza dell'output, ma anche appunto sulla possibile presenza di bias e distorsioni. Il caso più famoso è il caso di Amazon, che aveva addestrato l'algoritmo per la selezione di posizioni di sviluppatori di software sulla base dei curricula ricevuti negli ultimi 10 anni, e aveva imparato che i soggetti statisticamente migliori erano gli uomini. Entrambi gli approcci, come ci dice il considerando numero 12 del regolamento sull'intelligenza artificiale, rientrano nell'ampia nozione di intelligenza artificiale presente all'interno appunto di questo regolamento, il che ci fa un po' riflettere su quale sia la come si demarchi, come si individui una soglia d'accesso alla nozione di intelligenza artificiale, in particolare come si demarchi la linea che separa i sistemi basati sulla logica, che muovono da regole di inferenza precodificate, da quelli che il sistema ritiene debbano essere esclusi, cioè quelli basati su regole definite esclusivamente da persone fisiche. Ecco, diciamo che il confine definitorio di questa definizione, di questa nozione, almeno sul versante degli approcci basati sulla logica, si rivela del tutto poroso, diventando quindi centrale più che altro ragionare di qualificazione del sistema di intelligenza artificiale come ad alto rischio. Diventa cioè centrale ricordarci che il regolamento è basato su un modello regolatorio risk-based, e quindi se entrambi gli approcci rientrano nella definizione di intelligenza artificiale, la distinzione non è irrilevante, perché i rischi, lo abbiamo detto, che si possono connettere a questi due approcci sono molto diversi, e anche la configurazione delle garanzie di trasparenza e sorveglianza umana si pone in diverso modo. Come evidenzia la dottrina, e anche parlando con
una professoressa ordinaria di ragionamento automatico, mi ha proprio spiegato che un machine learning, un algoritmo di apprendimento automatico, tu lo puoi osservare dall'esterno come un organismo vivente e interrogarlo dall'esterno, guardarlo, imparare guardandolo dall'esterno come reagisce e come, diciamo, raggiunge un determinato output. Un'investigazione ex post che in qualche modo può essere poi anche fatta attraverso altri sistemi di intelligenza artificiale chiamati appunto sistemi di explainable AI. Entra in gioco, quindi lo capiamo bene, l'importanza di una periodica valutazione d'impatto dei processi automatizzati e l'importanza di una verifica della qualità dei dati. Ma chi è che fa questo tipo di valutazione? Quali sono i rischi valutati? Nel quadro del regolativo individuato, diciamo delineato dal regolamento sull'intelligenza artificiale, è anzitutto il fornitore, che è chiamato a monte a qualificare un sistema come ad alto rischio, e per tale qualificazione non è sufficiente che il sistema rientri all'interno di una lista di aree critiche, tra cui quelle dell'ambito lavorativo. È necessario anche fare un'effettiva verifica dell'effettivo rischio significativo di danno alla salute, alla sicurezza e ai diritti fondamentali che ne può derivare. In sintesi, il regolamento dice che questo rischio è escluso se il sistema non influenza materialmente il risultato del processo decisionale, ma deve essere sempre ritenuto presente laddove il sistema effettui una profilazione di persone fisiche, ed è un qualcosa molto probabile nel campo del lavoro e nell'ambito dei sistemi che abbiamo visto. Una volta effettuata questa classificazione come ad alto rischio, ecco che si attivano e si applicano tutte le regole, le garanzie previste dal regolamento di trasparenza e sorveglianza umana. Il fornitore deve mappare, valutare i rischi e predisporre un sistema per la loro gestione, ma deve anche valutare, gestire e governare la qualità dei rischi, dei dati di addestramento, convalida e prova. Deve proprio adottare adeguate pratiche di governance e gestione che devono comprendere un esame atto a valutare i possibili bias e le possibili discriminazioni vietate dal diritto dell'Unione. Ma a noi interessa la figura del deployer, perché è la posizione ricoperta dal datore di lavoro che utilizza sistemi di IA nell'ambito che ci occupa. Il deployer è anzitutto destinatario di una serie di informazioni da parte del fornitore. E qui è importante ribadire un concetto. Devono essere informazioni tali da metterlo nelle condizioni di comprendere la logica di funzionamento del sistema, di interpretarne e spiegarne gli outcome. E a sua volta poi il deployer, laddove utilizzi sistemi che prendono decisioni o assistono nel prendere decisioni, è tenuto a informare le persone fisiche esposte dell'uso di tali sistemi, e tali persone, è stato già detto, hanno il diritto di richiedere una spiegazione. Non solo nell'ambito lavorativo, c'è il diritto di informazione ai rappresentanti dei lavoratori e ai lavoratori interessati che saranno soggetti all'uso. Ora, al di là delle riflessioni che si possono fare sulle garanzie di trasparenza, condivido totalmente, come sa, le riflessioni del professor Gragnoli rispetto alla poi possibilità di tradurre tutto questo ragionamento nelle logiche e nei limiti anche di tempi, costi, spazi del processo. Ci sono anche poi altre riflessioni, sono garanzie di trasparenza molto elevate, soprattutto quelle a carico del fornitore, e si può riflettere, diciamo, sulla loro fattibilità tecnica, ma anche sulla possibile incidenza che queste tipologie di garanzie pongono sul grado di sviluppo tecnologico dei sistemi di IA utilizzabili nell'Unione. Ma rimane un dato: le garanzie di trasparenza non bastano, devono essere accompagnate da garanzie di sorveglianza umana. Da questo punto di vista, il deployer è obbligato ad utilizzare e ad applicare le misure di sorveglianza umana indicate dal fornitore nelle istruzioni d'uso. È soggetto tra l'altro anche lui a un obbligo di valutazione d'impatto, ma è ristretto ad alcuni campi, per cui non mi soffermo. Quello che invece evidenzio è che tutti i deployer sono chiamati, uno, a garantire
che i dati di input siano pertinenti e sufficientemente rappresentativi nella misura in cui esercitano un controllo su di essi, ma soprattutto sono tutti chiamati a monitorare il funzionamento del sistema e a sospenderne l'utilizzo laddove abbiano ragione di ritenere che l'uso del sistema, pur conforme alle istruzioni ricevute, possa determinare un rischio per i diritti fondamentali. Non solo, tutti i deployer sono tenuti a garantire l'adempimento degli altri obblighi per loro derivanti dalle altre fonti dell'Unione Europea o interne applicabili. E questo in ragione della natura orizzontale del regolamento, che è dichiaratamente volto a stabilire un livello minimo, lo si è detto, e complementare di garanzie, ossia a integrare le altre fonti UE e interne senza pregiudicarne l'applicazione. L'articolo 26, che disciplina appunto gli obblighi del deployer, chiarisce che l'obbligo proprio di utilizzare il sistema in conformità alle istruzioni d'uso non pregiudica gli obblighi che gravano sul deployer a fronte a norma di altre fonti. Anzi, si specifica che le informazioni che riceve devono essere utilizzate per adempiere la valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali prevista dal GDPR. Una valutazione estremamente importante, perché innanzitutto è inevitabile se un datore di lavoro utilizza sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati. Impone di verificare l'impatto su tutti i diritti e libertà degli interessati e quindi in questo potrebbe richiedere a valle di adottare misure di trasparenza e di sorveglianza umana simili o addirittura equivalenti a quelle previste ad esempio nella proposta di direttiva sul lavoro su piattaforma digitale, ed è una valutazione che include anche una verifica della necessità e della proporzionalità del trattamento in relazione alle finalità, e questo qui, in questo quindi può imporre al datore di giustificare la scelta di un certo tipo di algoritmo rispetto a un determinato obiettivo a fronte dell'assenza di alternative meno invasive per i diritti e le libertà. Il GDPR si basa sul principio di responsabilizzazione. Come ci avverte il garante della privacy, il titolare del trattamento è tenuto a rispettare i principi di protezione anche quando il sistema sia fornito da un terzo. Se le impostazioni del sistema non gli garantiscono di essere adempiente rispetto agli altri obblighi, in particolare a quelli del GDPR, o il fornitore adegua queste impostazioni, l'autority della privacy dice su istruzioni impartite dall'utilizzatore, oppure l'utilizzatore deve cessarne l'utilizzo o cambiare le finalità del trattamento dei dati nello specifico caso considerato dall'autority. Questo per dire che nel momento in cui raccordiamo l'AI Act con il GDPR, noi rileviamo una dinamica interattiva bilaterale tra fornitore e utilizzatore, ma del resto leggendo l'AI Act già abbiamo capito che l'utilizzatore non è un destinatario passivo di istruzioni, ma deve attivarsi e monitorare le istruzioni, monitorare il funzionamento sospendendolo se necessario. Consentitemi di chiudere evidenziando un aspetto. Abbiamo parlato di duplice livello di garanzie richiesto dall'approccio antropocentrico all'intelligenza artificiale, non solo di garanzie di trasparenza ma anche di sorveglianza umana. Al riguardo, secondo me, utili riflessioni sugli strumenti giuridici da adottare, soprattutto nella logica antidiscriminatoria, possono essere elaborate a partire dalla direttiva sulla trasparenza retributiva di genere, che ci invita a collocare la ricerca della garanzia a monte sul piano della prevenzione, sul piano dell'osservazione degli effetti derivanti dall'utilizzo di determinati criteri. In particolare abbiamo detto già prima joint assessment in caso di differenziale sentinella. È un modello tanto più rilevante, come abbiamo detto, nel momento in cui parliamo di sistemi di apprendimento automatico associati all'uso di reti neurali profonde, posto che in questo caso è proprio l'osservazione dall'esterno che ci consente di comprenderne il funzionamento, comprendere i rischi. Trattenendo lo sguardo su questa direttiva, chiudo evidenziando come all'interno troviamo l'obbligo dei datori di lavoro di provvedere affinché le procedure
procedure di assunzione siano condotte in modo non discriminatorio e adottare per la progressione economica criteri oggettivi e neutri sotto il profilo del genere, rendendoli facilmente accessibili. Ecco, quanto potranno incidere sull'utilizzo di sistemi automatizzati in fase di recruitment questi obblighi? Che anche noi non dobbiamo partire dal modello della legge di New York. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie. Allora, innanzitutto ringrazio la cara amica e collega Lucia Valente per l'invito a questo bellissimo convegno e faccio subito una premessa, cioè sono venuta più per imparare che per dire qualcosa e anche perché il discorso e anche il testo scritto del collega Marco Peruzzi è veramente ben fatto e completo, per cui come dire, non ho grandi osservazioni come discussant, mi vengono in mente alcune riflessioni, ma anche diciamo partendo da proprio riflessioni, se vogliamo, anche filosofiche, che forse sollecitano così la curiosità di una giurista che ama la tecnologia, che la usa, che ne è affascinata, ma che non capisce i meccanismi interni. Allora, innanzitutto, secondo me, in questo ragionamento, e Marco Peruzzi l'ha evidenziato, in particolare nel reclutamento, quindi nella selezione, noi che cosa vediamo? Vediamo quello che non vogliamo vedere, cioè il grande elefante, come dicono gli anglosassoni, il grande elefante nella stanza, che è il contrasto, secondo me, tra proprio il libero arbitrio e l'intelligenza artificiale. Perché se ci pensiamo, parole come libertà e autodeterminazione stanno in fondo perdendo il loro significato originario, si stanno svuotando di significato. Perché proprio anche nel reclutamento lo capiamo, no? Utilizzando queste piattaforme, anche quelle che il datore di lavoro dovrebbe fare, assumere come decisioni, non sono più decisioni, ma sono evidentemente al limite delle scelte, e c'è una grande differenza concettuale tra decisione e scelta. Perché nella scelta io scelgo delle opzioni che mi vengono presentate in una lista, quindi a me sembra proprio che ci sia un grande passaggio tra la decisione, in questo caso nel reclutamento datoriale, ma possiamo applicarla a tutto quello che facciamo, viste le applicazioni dell'intelligenza artificiale, il passaggio da decisione umana a scelta in una lista preconfezionata, in un menu che mi viene posto all'attenzione. Certo, abbiamo visto che la famiglia delle tecnologie l'intelligenza artificiale è popolata di tante caratteristiche diverse, ce l'hanno spiegato i nostri tecnici ingegneri. Quello che però capiamo è che cominciamo a essere manipolati, che ci controllano, appunto togliendoci quella capacità di vera e propria decisione, perché la nostra decisione, che potrebbe essere considerata la decisione a monte di usare quelle tecnologie, a mio parere non è una decisione. Di nuovo non abbiamo la libertà di decidere, perché le tecnologie ormai sono così diffuse, diventano quasi imprescindibili, per cui noi al limite scegliamo la tecnologia, ma non decidiamo se usarla, perché la dobbiamo usare. E, tra l'altro, queste piattaforme per il recruitment, ma possiamo applicarlo a qualunque cosa, hanno una tecnica di marketing, di approccio, che in fondo è un po' la tecnica degli spacciatori fuori dalle scuole o nelle stazioni. E infatti l'ingegner Del Bue prima ha parlato di assuefazione, e visto che mi era venuta in mente questa metafora, ho detto forse non è sbagliata. Perché? Perché in fondo è come lo spacciatore fuori dalla scuola o dalla stazione che regala all'inizio, no? la sostanza stupefacente, poi però ti fa abituare, ti piace, ti è comoda, vedi che ti è utile, e allora cominci ad assuefarti, la vuoi, e man mano la vuoi, sei disposto a pagare qualunque cosa, quindi il prezzo è sempre più alto, e il prezzo può essere in denaro, ma il prezzo in questo caso non è soltanto in denaro, perché vincono e guadagnano le grandi società che producono, i produttori di queste tecnologie, ma il grande prezzo che noi paghiamo sono i conferimenti
aggiornamento dei nostri dati su qualunque cosa. Quindi il grande tema è la gestione dei dati. Tant'è che noi stiamo sostanzialmente, se ci pensate, ogni giorno quando usiamo, io sono molto tecnologica, quindi nel mio zainetto della mia trasferta romana di oggi ho iPad, cellulare e computer, ma noi stiamo conferendo la nostra vita a non sappiamo nemmeno chi. Per la nostra comodità noi in fondo stiamo sacrificando la nostra libertà e la nostra autodeterminazione e stiamo diventando, e questo lo si capisce da quanto ci ha detto il professor Peruzzi, estremamente prevedibili, perché ovviamente l'intelligenza artificiale, gli algoritmi ci processano, capiscono di noi molto più di quello che noi capiamo di noi stessi, ci soddisfano. No? Noi abbiamo un desiderio, digitiamo delle cose online, poi lo accantoniamo, ma in realtà poi Google ce lo ripresenta, ce lo rinforza, quindi in realtà ci conoscono molto meglio. Prima si è parlato dell'oracolo, ma io andrei oltre all'oracolo, nel senso che l'oracolo tutto sommato era l'idea di qualcuno che ti aiuta, ti consiglia. A mio parere l'intelligenza artificiale adesso sta andando oltre, cioè sta decidendo per noi, non è soltanto un consiglio. Quindi diciamo ci sta togliendo la libertà della decisione, ci sta facendo scegliere, quindi ancora oltre. Anche perché, avendo a disposizione questi big data, noi siamo perfettamente schedati e quindi i nostri bisogni, i nostri desideri sono conosciuti, ma addirittura ci vengono indotti bisogni e desideri. E allora vorrei fare un altro passaggio, cioè a mio parere, ma anche vista la difficoltà di gestire la materia, in qualche modo noi siamo passati dalle leggi divine, no, in cui una volta si credeva, alle leggi dell'algoritmo, perché resta comunque qualcosa di divino, nel senso che noi non lo capiamo, diciamocelo, possiamo parlare di trasparenza, ma saranno pochi in quest'aula, soltanto tre secondo me, a capire esattamente di che cosa stiamo parlando, perché noi non capiamo assolutamente nulla. E allora qual è l'ulteriore passaggio che mi pare sia fondamentale? Il passaggio che stiamo, se vogliamo, svilendo, anche se i nostri tecnici hanno fatto dei discorsi bellissimi, però stiamo svilendo l'essere umano. Io non uso il termine uomo perché sono gender oriented, quindi essere umano. Stiamo svilendo l'essere umano e la coscienza dell'essere umano con una ipervalutazione dell'intelligenza. E il rischio è quello che viene segnalato, che è il cosiddetto datismo, cioè i dati comandano su tutto. Noi una volta avevamo una distinzione: i dati, poi dai dati si passava alle informazioni, dalle informazioni si passava alla conoscenza, dalla conoscenza addirittura si passava alla saggezza. Adesso noi, proprio perché abbiamo una quantità enorme di dati che una intelligenza umana non è capace di processare così velocemente, noi stiamo avendo sfiducia verso la saggezza, verso la conoscenza umana, e stiamo dando una fiducia cieca, assoluta, ma i nostri ingegneri prima ci hanno spiegato che è fallace questa fede nella intelligenza degli algoritmi, dell'intelligenza artificiale, perché loro hanno la capacità di processare i big data, però in realtà possono sbagliare, ma noi non siamo in grado di accorgercene, non lo possiamo capire. Le neuroscienze, l'economia comportamentale, le biotecnologie hanno permesso alle scienze, alla tecnologia di creare dei modelli decisionali, hanno capito come schedarci, modellizzarci, e anche qui stiamo di nuovo, e il ragionamento che ha fatto il professor Peruzzi prima ce lo dimostra, nell'utilizzo di questi sistemi di recruitment stiamo svalutando anche quella che poteva essere un elemento che ci faceva assumere la persona out of the box, cioè il creativo, l'originale, quello fuori dagli schemi, perché in realtà qui noi comprimiamo non solo la coscienza umana, ma la creatività, che in team, in contesti particolari, è dirompente, può fare la differenza. Quindi con un appiattimento, no? Un appiattimento anche della forma di reclutamento, perché noi non andiamo a valutare quello diverso, anzi quello diverso rischia di essere
poi addirittura espulso dal sistema, respectfully, ovviamente. Naturalmente invece, se però abbiamo bisogno, quindi se abbiamo bisogno però di creatività, l'essere umano è ancora centrale, come quando dobbiamo valorizzare l'intelligenza sociale, perché per adesso, e dico per adesso perché non lo so, per adesso queste macchine non hanno un'intelligenza sociale, hanno una grande intelligenza nel senso di capacità di processare dati. E allora qual è il problema? Beh, il problema è tutta questa novità che cambiano di giorno in giorno, come ci hanno detto gli ingegneri. Deve trovare delle soluzioni che saranno molto difficili. Forse la soluzione è quella di avere noi la consapevolezza dei nostri limiti, ma di mettere anche dei limiti all'uso dell'intelligenza artificiale. Però questo è banale, perché come si fa a mettere limiti? Allora, abbiamo visto, e faccio un riassunto conclusivo, quali possono essere i modelli per mettere dei limiti. Noi siamo giuristi, cerchiamo di dare delle regole, naturalmente dei limiti sull'ideazione, quindi già tentare di incidere sul modello by design, sulla ideazione di questi prodotti tecnologici, tentando il più possibile di evitare i bias di partenza. Ma è difficilissimo perché comunque i bias di partenza possono esistere addirittura nella testa di chi li crea, cioè negli informatici. E adesso noi sappiamo, per esempio, che si parla molto di materie STEM a cui si devono avvicinare le donne, perché molti informatici sono uomini e ci sono dei bias di partenza, perché sono dei bias di partenza da parte di chi ha ideato il sistema. Quindi, diciamo, certo, è importante essere consapevoli di questo approccio. Poi è importante prevedere dei test in itinere, ma non soltanto per capire come funziona l'algoritmo o la macchina, la machine learning, che abbiamo capito che non si può capire, che è una scatola nera, ma dei test per vedere l'impatto differenziato, cioè quello lo possiamo vedere, tentare di capire l'impatto differenziato, eventualmente discriminatorio. Sicuramente la legge di New York può costituire un elemento di grande riflessione, cioè strumenti di controllo finale, degli audit sui bias. E poi c'è tutto il tema della trasparenza però a cui io aggiungerei intelligibilità. Perché dire trasparenza per me non vuol dire moltissimo, perché se tu mi dai un blocco di 200 pagine in cui mi descrivi come funziona l'algoritmo, io comunque non capisco niente. È come il consenso informato: quando vai in ospedale non hai capito niente, firmi perché devi farti l'operazione. Quindi per essere veramente trasparente deve essere intelligibile. Non sempre le due cose forse vanno però insieme, mi rendo conto perfettamente. Quindi diciamo che quello che mi pare che comunque resterà fondamentale, un controllo ex post, una verifica ex post sull'impatto discriminatorio, che però ha il problema di cui ha parlato anche il professor Gragnoli, cioè poi come lo facciamo a provare l'impatto discriminatorio? La discriminazione diretta è difficilissima da provare, ma anche quella indiretta. Allora dovremmo provare a studiare dei meccanismi magari di inversione dell'onere della prova, quindi gravando il deployer, quindi il datore di lavoro, del dimostrare che non c'è discriminazione, perché è chiaro che diventa difficilissimo provare anche la discriminazione indiretta. Certo, chiudo, non dobbiamo demonizzare, ma li usiamo ogni giorno, non li demonizziamo, anzi siamo, no? sono le nostre divinità, quindi non è che li demonizziamo, ma perché sono utilissimi, sveltiscono il lavoro, se vengono usati vuol dire che sono fondamentali, molte volte anche nel recruitment, ho imparato molto da te Marco, poi si evita il mismatch, perché ovviamente c'è una bella differenza tra il desiderio, l'aspirazione, no, il sogno. Anch'io non volevo fare la ballerina, volevo fare l'astronauta, però poi ho studiato giurisprudenza, quindi non posso scrivere che voglio fare l'astronauta. E allora la macchina cerca di andare a guardare oggettivamente alle tue competenze, al curriculum e non ai tuoi desideri, quindi sfronda molto, quindi è chiaro che è un meccanismo molto utile. Ho imparato leggendo che anche Hilton, no, ha ottimizzato tantissimo il processo di recruitment, ma certo, quindi ci sono i lati positivi. Però allora come concludere? Concludere senza concludere, perché la storia sta continuando, e anche se il futuro non è più come quello di una volta, e quindi dobbiamo scoprire
prenderlo giorno per giorno. Le parole chiave certamente sono trasparenza, come diceva, quindi mi riconduco a quanto hai detto tu all'inizio, trasparenza, ma trasparenza intellegibile, perché sennò per me non c'è trasparenza. Certamente valutazione di impatto, intesa anche come sorveglianza umana finale, nella consapevolezza dei nostri limiti, sulla comprensione di questi fenomeni e sulla verificabilità e la comprobabilità in giudizio, con l'ultimo warning, che è quello di cui mi hanno reso consapevoli i tre ingegneri, che ringrazio tantissimo, e cioè la grandissima difficoltà delle regole, che sono lente, la cui elaborazione è lentissima, frutto di compromessi a vari livelli, quando in realtà è tutto in trasformazione, talmente veloce che il rischio è che la regola sarà sempre vecchia. Grazie. Professoressa Fili, è stato tutto molto interessante, ringrazio tutti i relatori, tutti i discussant, ringrazio la professoressa Sartori che è collegata, adesso c'è un light lunch al primo piano dove vi invito e ci vediamo qua puntuali alle 14:15. Grazie a tutti, buon lunch. Bravo.